Dopo tre giorni di nuvole minacciose e pioggia incessante, un debole raggio di sole ha finalmente squarciato il grigio del cielo di Viareggio, illuminando i viali di Burlamacco e riempiendo di gioia l'intera città del Carnevale. Benvenuti a tutti coloro che partecipano attivamente a questa festa unica e calorosa, mentre un pensiero va anche a coloro che seguono gli eventi tramite la nostra rete, godendo soprattutto della magia e dell'allegria che permea queste strade durante questo periodo così speciale. E allora buon terzo corso di Carnevale a tutti, con me Roy Lepore per raccontarmi un evento importante che aprirà domani. Grazie, buonasera a tutti. Lunedì prende il via la 74esima edizione della Viareggio Cup, che come richiesta da parte del Centro Giovani Calciatori e del Comune rientra nel periodo canonico del Carnevale. Intanto c'è lo speaker Daniele Maffei che annuncia il primo colpo di cannone per l'inizio del terzo corso. Ecco il secondo. E ora il terzo per l'apertura ufficiale del terzo corso mascherato, augurando ovviamente buon carnevale con le condizioni meteo che hanno graziato ancora una volta la kermesse Via Regina. Dicevamo appunto del torneo che è tornato nel periodo canonico del carnevale, prende il via domani, che ne abbiamo 12 fino alla 26 di questo mese, con la partecipazione di 10 squadre italiane e 14 straniere. La gara inaugurale al Campo Ferracci di Torre del Lago è quella tra i campioni in carica del Sassuolo e i turchi del Galatasaray, con la lettura del giuramento prima della partita di Jacopo Fazzini. Viareggino, nato proprio calcisticamente nel Centro Giovani Calciatori, centrocampista dell'Empoli e della Nazionale Under 21, reduce dalla vittoria con la sua squadra Salerno per 3-1 in chiave salvezza. Poi martedì ci sarà il via anche della quinta edizione della UNES Cup, con le squadre del calcio femminile che qui a Viareggio hanno trovato spazio grazie alla sensibilità del Centro Giovani Calciatori. E allora benissimo, grazie a Roy, facciamo una brevissima pausa e poi ci rivedremo. Tende, gazebi, infissi, persiane fanno parte di un bel arredamento funzionale ed elegante. E allora rivolgiti a Lido Tenda, che dal 1982 progetta e realizza le migliori soluzioni per la tua casa e per la tua attività. Lavorazioni artigianali di qualità per tende di tutti i tipi e non solo. E per le spiagge, gazebi personalizzati. Lido Tenda, alle Bocchette, Capezzano Pianore. Sono il dottor Nicola Paoleschi, da oltre 30 anni mi occupo del sorriso e della salute dei denti vostri e della vostra famiglia. Nei nostri centri risolviamo i casi complessi con le tecniche più moderne, meno invasive e non ultimo a costi accessibili a tutti. Studi dentistici Nicola Paoleschi, la tecnica unita all'esperienza. Benvenuti da Raffaelli del Forte, sono Gianfrancesco Raffaelli. Seguimi, ti porto nelle botteghe del Forte. Sulla tua tavola tutto il fresco del nostro meraviglioso territorio. Gusto, tradizione, genuinità. Ti aspetto! La farmacia Fratti della Pineta è la farmacia del benessere, con esperti in erboristeria e fitoterapia, integratori, intolleranze alimentari e preparazioni galeniche. La farmacia Fratti della Pineta è la farmacia dei servizi, dove potrai effettuare autoanalisi, colesterolo, glicemia, elettrocardiogramma e holter cardiaco. La farmacia Fratti della Pineta è anche amica degli animali, con prodotti in offerta per i tuoi amici a quattro zampe. Farmacia Fratti della Pineta, nel cuore di Viareggio, in via Fratti. Da oltre 30 anni Infix Art dei fratelli Albano lavora con costanza e precisione per assicurare alta qualità nel settore dei serramenti a Viareggio. Infissi in alluminio, PVC, serramenti blindati e in legno, tende da sole delle migliori marche. Grazie alla sinergia tra la cura artigianale dei nostri professionisti e l'impiego delle più avanzate tecnologie produttive, ti offriamo soluzioni sempre curate nel dettaglio. Infix Art, il valore superiore è il nostro marchio di fabbrica.
febbraio in allegria. Saldi saldi estivi e invernali. Da piccoli passi l'abbigliamento baby e junior. Da 0 a 16 anni e più. Cerimonia e non solo. Piccoli passi, il multibrand aperto tutti i giorni in via Italica al Lido di Camaiore. Qualità e tradizione per i tuoi regali. Piccoli passi, Junior Company. Più di 30 brand in saldi, fino al 60-70%. I Fratelli Franceschini Arredamenti sono un'azienda a carattere familiare che da oltre 40 anni espone a Camaiore in un ampissimo spazio di oltre 1000 metri. Arredi di ogni tipo, cucine, camere, camerette, letti imbottiti, una vasta scelta di divani e poltrone relax, mobili rustici e su misura, una sala materassi e tanta biancheria per la casa. Il montaggio degli arredi viene eseguito dalla famiglia Franceschini ed è incluso nel prezzo di vendita. Sarete assistiti e seguiti dalle stesse persone dalla scelta alla consegna, progettando insieme i vostri interni. A curarsi della tua famiglia ci pensa la nostra. Da oltre 130 anni, 4 generazioni al vostro servizio. My Dream. Da My Dream puoi trovare abbigliamento uomo, donna, bambino a partire da 0 anni. Trovi tutto per tutti. Intimo, sportivo, elegante, tempo libero. Ci prendiamo cura persino della tua casa. Con tendaggi, arredi, tessuti e merceria. My Dream. L'emporio da sempre nel centro storico di Massarosa. Vieni a trovarci. Ti stupiremo ogni volta. La felicità come si chiama in ogni cuore, via Reggio, città del carnevale. Benvenuti al terzo corso mascherata del Carnevale di Viareggio, un evento straordinario e nonostante l'inclemenza del meteo porta gioia, porta colore e creatività sui viali di Burlamacco sotto oggi, sotto la luce del giorno. Questa sfilata celebra l'arte dell'ingegno e l'espressione per gli artisti del Carnevale con le loro suggestive opere che incarnano e intrattengono i visitatori di ogni età. E allora esploriamo questo magico mondo di Burlamacco dove la tradizione si fonde con l'innovazione per creare un'esperienza indimenticabile per tutti i partecipanti. Allora io intanto ringrazio Roy per averci annunciato questo importante evento sportivo che apre domani i suoi battenti e diamo subito la linea all'altro ospite che sta arrivando. Eccolo qua, Tommaso Lucchesi, un grande appassionato del carnevale, oggi ci terrà compagnia per tutto questo terzo corso mascherato. Però io vorrei subito il nostro, mio carissimo collega Federico. Proviamo a collegarci intanto con il nostro collega Federico Conti, sentiamo se è pronto. Eccomi Massimo, sì ci siamo pronti, se non siamo al nostro Abramo Rossi qua già in mezzo alle maschere, figuranti a tutti quanti per raccontarvi questo grande terzo corso mascherato, è il D-Day potremmo dire perché per tradizione è il corso più atteso, il più importante, il più partecipato, anche quello più remunerativo per i bilanci della Fondazione Carnevale, il più spettacolare, ci auguriamo ovviamente che il meteo ci assista per tutta questa giornata, un corso ricchissimo soprattutto di spettacolo fatto dalle grandi costruzioni, quelle più grandi, quelle più piccole, la prima sta per arrivare proprio adesso, grande partecipazione dicevamo, praticamente il giorno incluso fra il giovedì grasso e il martedì grasso, quindi siamo proprio nel cuore del carnevale anche nel calendario italiano, grandi aspettative, noi ve lo racconteremo tutto quanto, direi che possiamo anche partire tra un attimo, insieme a noi lo saluto, dicevi Tommaso Lucchesi con la sua storia e lo studio che porta avanti da tempo sulla tutta quello che è la tradizione del carnevale, partiremo come sempre da qua con i protagonisti, i carristi, i costruttori, poi tra poco vi farò anche un quadro un po' degli ospiti che sono attesi, o meglio che sono già arrivati dalla mattinata in questo terzo corso mascherato. Massimo, intanto vedi alle mie spalle, ve lo lascio introdurre tra poco, il primo carro di prima categoria, lo ricordiamo a tutti coloro che ci seguono da tutta la Toscana in prima serata, tutte le costruzioni che sono in concorso in questa edizione, la 151esima, si parte con Massimo Breschi, ascolta ragazzo, ed è la prima categoria. E allora riprendiamo la linea dalla nostra postazione, salutiamo il nostro Tommaso Lucchesi, reduce da un successo importante al Festival di Burlamacco perché hai vinto il premio per il testo più bello. Ciao Massimo, ciao, salve a tutti, salve NoTV.
Allora sì, partiamo con questo carnevale meraviglioso che per me è cominciato il 27 di gennaio al Teatro Jenco. Quest'anno mi sono buttato nella mischia degli autori di carnevale con tre brani. Due sono arrivati in finale. Ringrazio Maria Maddalena Adorni, che con me ha vinto il premio Pierino Ghilarducci per il miglior testo, abbinato a Mentre aspetto che ritorni, una canzone cantata da Adorni, Sara Lazzarini e Valentina Lottini, per la melodia di Christian Grosso e l'arrangiamento di Alessandro Ferri. Un'esperienza meravigliosa, quella di tuffarsi nel mondo del Festival di Burlamacco, fatto da gente che ama veramente il carnevale al midollo, i carnevalari che riescono ogni anno a proporre qualcosa di sensazionale con poco, e alla qualità della musica, che è stata veramente tanta roba. Bellissima l'esperienza anche di comporre, di ascoltare la propria canzone, le proprie idee, i propri sogni sul palco, sentirla live, qualcosa di eccezionale che chiedo veramente che possano far tutti, perché è qualcosa di incredibile. E allora cominciamo a descrivere subito questo carro. Ascolta ragazzo, di Massimo Alessandro Breschi. Innanzitutto qua si parla di droga, il tema è difficile, è delicato, i fratelli Breschi riescono a tratteggiarlo in una chiave spettacolare, grazie anche a un'ingegneria davvero di primo ordine. Si pensi che la vedova bianca, protagonista o meglio antagonista del carro che incombe su questo giovane, che balla un po' ammaliato, direi quasi più invischiato in questa ragnatela della dipendenza, si pensi che i Breschi l'hanno realizzata con un carrello, un binario che riesce a farla scivolare a un'altezza davvero importante, grazie a un motore a catena. È un pistone, le fa fare un movimento di 110 gradi, una cosa mai vista prima, fino a farla appunto arrivare sopra il ragazzo. Soggiace a questo ballo un po' inebetito, un po' anche confusionario del ragazzo, che però riesce, dinocciolato com'è, a ascoltare e farsi avvolgere da questa ragnatela che poi in parte anche questa musica techno, un'ottima scelta davvero da parte dei fratelli Breschi e del loro staff per la cura nel dettaglio coreografico e musicale. Interessante anche la scenografia fatta da questa sorta di impalcatura, una sorta di abuso edilizio, no? Con piloni di cemento che spesso troviamo anche nelle periferie delle grandi città, una città underground, data dal fatto anche di avere davvero tanti murales, di avere questi personaggi anonimi che ricordano da una parte Keith Haring, dall'altra Giorgio De Chirico, quindi anche citazioni artistiche di un certo livello. Molto bella anche la scritta sopra il maglione di questo ragazzo: My biggest enemy is me, cioè il mio peggior nemico sono io, ma a sua volta farei notare anche i tatuaggi sulle nocche, ossia love, perché comunque questi giovani anche in preda all'uso e l'abuso di droghe cercano e chiedono amore, e help, cioè aiuto, perché comunque sia anche nel loro mondo fatto di certe situazioni, certi comportamenti magari non edificanti, cercano soltanto aiuto e lo chiedono a gran voce, magari in maniera più silenziosa, ma la richiesta di aiuto c'è. E quindi i Breschi cosa hanno voluto fare? Hanno voluto veicolare un messaggio in maniera strepitosa, scenograficamente ineccepibile, con questa struttura che ruota anche di 360 gradi, riesce, ricordiamo, anzi vediamo, a sopportare tutto questo peso qua, davvero incredibile a livello movimentistico, e aggiungerei complimenti. Tema importante, importantissimo, quello affrontato dall'artista, dal maestro Breschi, perché vediamo e tutti i giorni sentiamo che cosa succede soprattutto tra gli adolescenti che il sabato sera sballano con sostanze, alcol e sostanze chimiche e droghe varie, e questa è una delle piaghe della nostra società, soprattutto per i più giovani. Esatto, tra l'altro la citazione nel titolo del carro risale agli anni 70, questo opuscolo di Tobino, di Mario Tobino, scrittore psichiatra viareggino di primo ordine, Ascolta ragazzo, la droga mai, quindi è un tema ahimè sempre verde, che nel carnevale fin dagli anni 60, penso all'allucinogeno di Arnaldo Galli, si è sempre un po' parlato, no? A seconda anche delle droghe che uscivano durante vari decenni. Massimo Alessandro l'hanno riesumato questo tema, che purtroppo non è scomparso, magari è più silenzioso e più sottocutaneo, ma continua a perseverare. Ragazzi, non rovinate la vostra gioventù con queste schifezze. Il secondo carro, lo vediamo, sta facendo capolinora in piazza Mazzini, è Il profumo delle rose nelle spine, un altro dei maestri della cartapesta che dalla seconda categoria è tornato in prima categoria, ed è Carlo Lombardi che insieme a Lorenzo hanno realizzato questa costruzione che vediamo inquadrata dalla nostra telecamera in primissimo piano.
Aggiungerei che è il debutto di Lorenzo Lombardi, figlio di Carlo, in prima categoria, perché Lorenzo ha esordito come cotitolare insieme al papà 2 anni fa, quindi ancora in seconda, e quindi questo è un po' un esordio di questo giovane artista che ha anche curato, ricordiamo, i murales meravigliosi dedicati a Rioni, cittadini, alla cittadella. Quindi comunque sia, insomma, si sta facendo le ossa con un grande maestro che è appunto Carlo. Qua abbiamo, da Tobino, passiamo ancora a Tobino perché è ancora un tema caro allo scrittore, ossia il mondo manicomiale. Conclusosi, insomma, questa epopea finita con la legge Basaglia, no? Ovviamente la 180 del 78, che ha fatto finire questa sorta di grande storia legata agli istituti psichiatrici, intesi come custodia, intesi come distaccamento e isolamento dal mondo, no? I Lombardi cosa fanno? Rielaborano il concetto e cercano di fare un carro che ha l'inclusività come tema principe, fil rouge di tutta la narrazione coreografica e scenografica. Ma poi fanno anche di più, perché ricordando Marco Cavallo, un fenomeno artistico, soprattutto una scultura effettiva di cartapesta e legno degli anni 70, appartenente alla storia dell'ospedale psichiatrico di Trieste, lo riproducono in grande e lo fanno diventare una sorta di cavallo di Troia nel mondo della cosiddetta normalità. Quindi i Lombardi fanno un'operazione anche semantica molto interessante, cercano di rendere più labile possibile e più sfumato il confine fra normalità e malattia, tra patologia e sanità, cercando anche di mettere e instillare qualche dubbio nello spettatore. Dove arriva la cosiddetta e tanto amata e tanto confortante normalità, invece dov'è la follia? La musica è uno spettacolo a sé stante che riesce pienamente a far danzare con una vera e propria carezza questi meravigliosi ballerini che cercano all'interno di queste altissime gambe di Marco Cavallo di costruire una filosofia di vita. È una poesia questo carro, riesce a danzare e farci danzare a sua volta, parlando di un tema delicato in maniera raffinata e veramente, veramente molto azzeccata. Bellissime anche le figure umane alle spalle, che hanno una double face, sono le patologie naturalmente, che però una volta ruotate assumono un sorriso amaro, mai veramente contento, pur intravedendo la libertà, perché ricordiamo che Marco Cavallo, come fosse un ariete moderno, ha aperto la cancellata del mondo. È vero che questa scultura lignea Marco Cavallo fu realizzata proprio dai degenti del manicomio di Trieste? Sì, esattamente, venne fatta ovviamente anche con degli aiuti esterni, però l'idea, lo spunto primario fu di questi pazienti che da molti anni, insomma fra gli anni 60 e 70, vedevano questo cavallo che trasportava su un carretto la biancheria, lo vedevano uscire e rientrare dal manicomio e quindi volevano essere forse quella biancheria o forse quel cavallo. Tende gazebi infissi persiane, Lido Tenda dal 1982 alle Bocchette Capezzano Pianore. Dunque un carro che invita ad andare oltre i muri dei pregiudizi, dell'indifferenza e della paura, dell'intolleranza, ma anche e soprattutto della superficialità. Tema importantissimo, esplicato secondo me anche nel titolo, il profumo delle rose nelle spine. Cosa dice Lombardi? La qualità di saper trovare il profumo, che è qualcosa di meraviglioso, delle spine, sì, che sono dolorose ma fanno parte integrante della rosa. Tommaso, noi eccoci proprio sotto queste grandi spine, questo grande cavallo che c'è così ben descritto, e qua accanto abbiamo Carlo Lombardi, con il quale abbiamo già raccontato molto di questa costruzione. Carlo, in questi giorni abbiamo già detto molto del tuo carro, ma abbiamo parlato poco ad esempio degli acrobati che hai scelto e della coreografia, 2 elementi in più. Le acrobati sono parte integrante del carro, dovevano e penso che riescano a rappresentare quello che è la libertà, il piacere della libertà, lo svolazzare come una farfalla nell'aria. Questo è quello che volevamo e penso che ci siamo riusciti. Il passato ci ha insegnato in seconda, ad esempio, che si può vincere anche senza coreografie. Sei tornato però a proporle, come mai? Allora dunque, la coreografia fa parte della costruzione. Naturalmente quest'anno abbiamo puntato anche sulla coreografia, ma soprattutto sull'emozione che dà la costruzione stessa. Ok, grazie a Carlo Lombardi. Altro tema, quello appunto delle coreografie, che potete sicuramente affrontare e che è sempre una discussione aperta sul loro valore. E Carlo Lombardi l'ha sviluppato molto bene in questi anni, aprendo un dibattito che può serenamente andare avanti sul ruolo delle coreografie a terra nelle grandi e nelle piccole costruzioni.
E tornando a parlare di grandi maestri della storia del carnevale, Nilo Lenci, una mostra bellissima di Nilo Lenci è in corso di svolgimento, è stata inaugurata in questi giorni a Lucca in piazza San Martino ed è una mostra curata dalla nostra Antonella Serafini. Ha avuto un successo incredibile già all'apertura e credo che ancora per qualche giorno sarà possibile visitarla. Nilo Lenci è stato un grandissimo del carnevale che ci ha raccontato anche un carnevale più intimo, un carnevale ridanciano, sorridente, colorato, colorito anche per certi versi, ma anche un carnevale più fanciullesco, cioè la voglia vera e sincera di tornare a essere bambini. Gli è mancata la vittoria. Lenci ha avuto una carriera lunghissima, lungimirante, però gli è sempre mancata quel coronamento, no? Quel suggello che certifica nell'albo d'oro i vinti vincitori, ma sono cose insomma che poi vanno anche un pochettino oltre. Importante poi il ricordo sia umano sia artistico che la gente che ha a cuore il carnevale ha di questa persona qua e delle sue doti. Bene, intanto vediamo in primo piano un'altra costruzione di prima categoria, Bla Bla Bar, un carro di Umberto, Stefano, Michele e Jacopo Cinquini. Intanto anche qua segnalo l'entrata e l'esordio come titolare di Jacopo Cinquini, il fratello più piccolo di Michele, insomma la famiglia Cinquini è in toto praticamente in questa costruzione qua, che racconta la superficialità e la tuttologia in un senso veramente satirico, una provocazione sull'Italia, il bar ovviamente vintage, parliamo di un bar anni 60, con tanto di musica del periodo, musica rigorosamente italiana, ed è una favola che ricorda Esopo, no? Abbiamo questo caprone che beve dal bicchiere servito da una rana da grandi occhi, ormai stanca, ormai che non ne può veramente più di ascoltare le solite baggianate che ai bar dello sport, piuttosto che sui social network continuamente siamo presi dal vedere, siamo presi dal commentare, presi dal prendere tutto come oro colato, e allora serve la verità ed è quello che ci manca tanto. È un po' il bisogno di essere storditi, inebetiti dai social. È un carro che aggiungo che si riassume in un grande gesto, è la rana che versa e soprattutto il caprone che ruminando con un movimento veramente azzeccato riesce a bere. Da notare anche le meravigliose etichette delle bottiglie che ciondolano, poi oscillano alle spalle dei due personaggi, dalla bottiglia che in parte inquadriamo anche ora, con i carri una volta erano più belli, più grandi, no? Classico commento social che qualche volta capitombola sulle pagine più in del carnevale. Sono un po' diciamo anche le voci da bar, le chiacchiere di corridoio, i famosi rumors, no? Che però diamo sostanza a queste parole al vento e diventano realtà, perché spesso la forma è contenuto, la forma è sostanza. Una curiosità, Tommaso, accanto al grande caprone però c'è la straordinaria bellezza della Mona Lisa. Il significato di questo inserimento? La Gioconda in questo caso ricorda e richiama un passato glorioso e di altissimo livello intellettuale dell'Italia, o comunque insomma della penisola italiana. E guarda un po' stanca, un po' inebetita anche lei, tutto quello che accade davanti a lei, cioè guarda l'Italia di oggi, come ci ricorda anche questa canzone in sottofondo meravigliosa. Gaber, Battisti, Renato Zero sono un po' in chansonnière che hanno voluto utilizzare i Cinquini per raccontare e soprattutto farci capire il senso del carro, una cosa molto italiana. Oltretutto un altro sottotema che vogliamo raccontare tramite Bla Bla Bar è la mancanza di concretezza nel pensiero, cioè l'assenza di filtro tra pensiero e parola. E la Gioconda, che a mio modo di vedere è la massima espressione del pensiero figurato, cioè rappresentato poi in arte, in qualcosa di visivo, è veramente interessante da non far notare il contrasto quasi da ossimoro tra quello che è stato e quello che è oggi. Insomma, una Mona Lisa simbolo di bellezza che oscilla in questo caso nel suo carro ferita nella dignità. Esattamente. Sono il dottor Nicola Paoleschi. Da oltre 30 anni mi occupo del sorriso e della salute dei denti vostri e della vostra famiglia. E a questo corso mascherato partecipa, tra l'altro, fuori concorso anche il carnevale più animato con l'eco band di Cartoon Network e Boomerang. È una nuova iniziativa voluta dalla Fondazione Carnevale questa.
Sì, c'è un rapporto molto stretto tra il mondo dei cartoon e delle piattaforme visive più in voga, i canali televisivi più famosi, fra cui Cartoon Network e Boomerang, per esempio, con il Carnevale di Viareggio, perché ricordiamo che il Carnevale è sì festa per adulti, per giovani, ci si diverte, però è anche per bambini, forse alcuni direbbero anche soprattutto per bambini, perché alla fine quando un bambino o una bambina sorride ed è contenta, tra poco, va bene così. Ecco Tommaso, tra poco andremo a cercare anche le maschere, la mascherata fuori concorso di Cartoon Network e l'altra che avete citato e tutto quanto. Adesso, come vedi, siamo arrivati anche noi qua proprio all'interno del bar all'italiana che propongono i Cinquini. Siamo con Stefano, Stefano Cinquini, il vostro bla bla bar, un bar all'italiana, abbiamo detto. Che riscontri avete trovato in questi giorni, anche dopo la notturna di giovedì che è stata insomma un'ottima performance? No, i riscontri sono positivi, molto positivi, siamo contenti. Oggi ci ha dato bene anche il tempo, quindi una domenica eccezionale. Giovedì, pubblico inaspettato, secondo me, è stato bellissimo e quindi andiamo avanti così che noi siamo soddisfatti. Portiamo in fondo lo spettacolo fino alla fine. Senti, perché la scelta di questi due animali? Perché proprio il caprone e la rana? Ma anche un po' scenograficamente. Il caprone, se vogliamo un po' metterla sul fatto che è un caprone che beve tutto quello che gli si dice, quindi gli viene versata la verità, lui come nel dire italiano sei un caprone e beve, la beve tutta. Senti, quest'anno abbiamo perso da radar un po' tuo fratello Umberto, in realtà i più attenti l'hanno visto scatenato sul palco del carro. Eh sì, è tornato ai vecchi fasti, è sul carro a ballare. E allora noi ve lo facciamo vedere, grazie a Stefano Cinquini, se Abramo Rossi con la telecamera ci segue, provo a farvelo vedere perché... Eh no, adesso si sta nascondendo, non riusciamo a vederlo, ma forse l'avete visto poco fa. Il gruppo Tommaso, Massimo, l'avete ricordato, insomma la famiglia Cinquini, a partire da Stefano che abbiamo appena incontrato, Umberto che dovreste vederlo tra poco a ballare scatenato sul palco del carro, e poi la nuova generazione, fratelli Michele e Jacopo Cinquini. Un grande lavoro di famiglia e di squadra e da sempre insomma portato avanti. Eccolo qua, lo vedete? Ma tu sei riuscito a vederlo? Lo vedo, lo vedete anche voi, ah, forse ecco. Adesso, guarda, eccolo là, quest'anno. Mi vuole sfuggire, sapete che lui fa spesso il frontman di questa grande famiglia, non si tira mai indietro, ma quest'anno me l'aveva detto e anticipato, guarda, sarò soltanto sul carro, vediamo se ci dà un saluto, eccolo là, l'abbiamo visto, quasi riconosce, no, eccolo qua, scatenato, pronto, e come vedete ci porta lui. La sua allegria, tornate ai tempi passati, come ha detto suo fratello, in cui fisicamente si vuole far parte della costruzione, insomma. Massimo e Tommaso, lo sapete, poi ogni carrista, ogni costruttore mette qualcosa di se stesso, del suo gruppo, della sua famiglia nel raccontare e farsi parte del racconto stesso del carro, con formule diverse, con riti diversi che cambiano e ritornano poi nel corso del tempo, e in questo caso ovviamente ognuno ci mette la propria anima e la propria caratteristica. E allora complimenti a Umberto Cinquini, fatti vedere. Ci piace come sa galvanizzare anche gli altri e coinvolgerli in queste sue danze sfrenate. Complimenti Umberto. È un grande animatore. Un tempo lo chiamavano il ciambellano, appunto per la sua caratteristica di essere geniale nell'ideare, nel costruire e nel portare in scena questi meravigliosi carri, insieme ovviamente al fratello e poi ai figli, ma anche grazie a questo spirito goliardico, carnevalaro aggiungerei, che lo rende veramente perfetto per il ruolo che interpreta. Eccolo là, bla bla bar di Umberto, Stefano, Michele e Jacopo Cinquini, è la costruzione che sta lasciando ora piazza Mazzini, mentre sullo sfondo vediamo già un altro carro di prima categoria e ve lo presenteremo non appena sarà possibile inquadrarlo con la nostra telecamera, perché è sempre abbastanza distante. Ecco, Federico, aspettando di vedere il carro che deve arrivare, aspettiamo che Federico sia raggiungibile, il carro che... eccolo qui. Datemi un martello, una canzone di Rita Pavone. Anche questa, il
L'inventario musicale è stato scelto da Michele Cinquini, che ha avuto anche l'idea originaria dell'opera, appunto questa idea qua che bisogna un po' approfondire. È un invito all'italiano, insomma, è una sorta anche di appello a cercare di non dar sempre retta, come fossimo delle capre, a tutto quello che viene detto, ma cercare anche di scovare la verità e fare uno sforzetto in più, dai, che si può fare. Quindi proprio ieri sera, nemmeno a fare apposta, nella serata finale di Sanremo c'è stata la celebrazione dei 60 anni della canzone che nel 64 portò a vincere Gigliola Cinquetti, e stasera abbiamo avuto l'occasione di risentire una vecchia canzone di Rita Pavone, forse anche precedente a quella di Gigliola Cinquetti, che ci ricorda quanto eravamo giovani e soprattutto... Datemi un martello del 67, mi comunica Matteo, che è certamente più informato di me in fatto di musica. Ecco, però ci ricorda questa canzone la nostra gioventù, le nostre danze nelle case che facevamo erano i momenti di straordinaria gioia e ci divertivamo come pazzi. Ecco, sapevamo divertirci proprio con niente, eravamo poveri ma maledettamente felici. Eccolo qua, l'altra costruzione di prima categoria è il Circo dei Sogni. Vai Federico, allora. Ecco, vai. Eccomi, abbiamo cambiato postazione, siamo saliti sul palco a trovare una delle ospiti di oggi. Anzi, a questo punto la devo chiamare Ondina, Ondina d'Oro, quasi via regina d'adozione. Siamo con Marianna Aprile, giornalista, scrittrice, opinionista per il grande pubblico, conosciuta di recente soprattutto per le conduzioni in talk show più importanti di La 7. Ha conosciuto anche direttamente il Carnevale di Viareggio stamani e oggi. Intanto ha ricevuto il premio Ondina d'Oro. Tanto grazie, e poi grazie per l'esperienza di poter guardare i carri e tutto quello che li muove da così vicino. È un'esperienza pazzesca, si capisce il lavoro che c'è dietro, la passione, la creatività, è veramente un'esperienza da ripetere, quindi l'anno prossimo sto qua. Conoscevi già Viareggio, hai studiato il Carnevale in generale nei tuoi studi, insomma nel tuo percorso, hai praticato meno, insomma, diciamo così. Che effetto ti ha fatto intanto di ciò che hai visto nelle costruzioni? Non ho capito la domanda, perché... Che effetto ti ha fatto vedere, insomma, da vicino i carri, cos'è che hai apprezzato di più, cosa ti ha colpito? La dedizione, perché si capisce che per realizzare una cosa del genere serve una costanza, una passione, una dedizione che, cioè, o ce l'hai o non la puoi scimmiottare. I risultati sono pazzeschi, quindi si vede che c'è un gruppo, una comunità, un'idea, è bello, fa allegria. Dicevo che hai ricordato stamani che hai studiato sui carnevali in generale, la cultura del carnevale in Italia. Qual è il suo valore che merita di essere tramandato, al di là dell'espressione artistica, che qua ovviamente ha una forza enorme? Gli istituti culturali come il carnevale nascono con una funzione precisa, cioè di confermare i valori, diciamo, i fondamentali della comunità, stravolgendoli per un periodo di tempo determinato e concordato, convenzionale. E, diciamo, nei secoli si è evoluto, ma la funzione rimane, cioè tutta la comunità che si riunisce attorno a questi carri, attorno a questa sfilata, sugli spalti, c'è chi balla, c'è chi ha cucito i costumi, è un modo per la comunità di confermare se stessa, quindi per quello è un modo per guardare al futuro. Bene, grazie, buon divertimento, buon carnevale a questo punto. Grazie, a voi. Grazie, grazie Marianna Aprile, caporedattrice del settimanale Oggi, giornalista, scrittrice e, ricordavo, conduttrice di molti importanti talk show in onda sulla 7, quindi sulle TV nazionali, opinionista in molte occasioni e alle spalle diverse pubblicazioni su temi in particolare legati al mondo femminile, alla causa femminile, diciamo così, anche se poi è più corretto dire che sia una causa collettiva che appartiene a tutta la società, ma lei ha posto l'attenzione molto bene sulle dinamiche, sulle difficoltà delle donne nella società di oggi, e anche per questo impegno sui diritti, l'impegno sul mondo civile è stata premiata oggi dalla Fondazione Carnevale di Viareggio alla Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea. Questa mattina è stata appunto insignita del premio Ondina d'Oro, che è il riconoscimento più importante che possa osservare il carnevale. Una settimana fa è stato consegnato il doppio premio di Burlamanco e Ondina d'Oro alla coppia di vita, sono sposati Mirta Merlino, giornalista Mediaset, e il marito Marco Tardelli, campione indiscusso di Spagna 82, campione del mondo. Adesso ecco, Marianna Aprile sta salutando il pubblico. Avete sentito, aveva una conoscenza ancora un po' teorica, diciamo così, del carnevale nei suoi studi accademici, che ha potuto osservare da vicino, e da oggi, come ricordava
un po' la presidente del Carnevale, Marialina Marcucci, che vedete insieme Marina, proprio a lei. E come si può dire, Massimo, a tutti gli effetti un po' una via regina d'adozione, che ritira il premio del Gurlamacco e dell'Ondina d'Oro, diventa un po' 24, un po' via regina. A proposito di ospiti di oggi, è presente, l'abbiamo visto anche stamattina proprio nella cerimonia di accoglienza alla Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea, anche il sindaco di Firenze, Dario Nardella. Proverò tra poco a individuarlo e a sentire perché è qua, perché Firenze e Viareggio hanno stretto un legame importante negli ultimi anni, riportando in vita la tradizione antica del Carnevale di Firenze, che si era persa un po' nel corso dei secoli, e Gurlamacco è riuscito a riportare in auge anche Stenterello, la maschera ufficiale del Carnevale fiorentino. Lo stesso Gurlamacco e Ondina, inteso come Carnevale di Viareggio, nelle settimane scorse è stato a Firenze a tenere a battesimo i festeggiamenti in una salsa completamente diversa, no? E nei festeggiamenti nei grandi saloni, come quello del Salone del Cinquecento in Palazzo Vecchio, dove si è accolta la festa principale di Carnevale. Questo ritrovo di due sponde della Toscana è stato suggellato dalla presenza oggi di Nardella. Più tardi dovrebbe essere proprio qua, credo che adesso sia in tribuna, dovrebbe raggiungerci. Cercheremo di raccogliere anche la sua testimonianza, insomma, del primo cittadino di Firenze. Intanto lascio a te, Massimo, tra poco, tra un istante, la parola, perché accennavamo alla prossima costruzione, ed è quella di Alessandro Avanzini, famiglia storica del Carnevale di Viareggio, prima categoria, che commentiamo insieme tra un attimo. Bertolucci e Coluccini a Massa Rosa. Il tuo viaggio inizia qui. Informati dove vuoi, poi vieni da noi. Bene, ecco qua, il Circo dei Sogni, costruzione di prima categoria, come ci ha ricordato poco fa Federico, con un enigmatico mascherone centrale che racconta e vuol dire tanto, anzi tantissimo. Io più che da lì partirei dagli occhi. Infatti. Gli occhi che sono mossi in maniera veramente azzeccata con questi motoriduttori, no? Questo è un meccanismo per creare degli sguardi incrociati che tutto osservano, ma sono ogni occhi enigmatici, no? Occhi che comunque sia guardano, scrutano, ci investigano l'anima, però vediamo cosa possono poi escogitare. L'occhio nel surrealismo, pittorico prevalentemente, ma anche cinematografico, è lo strumento rilevatore. È lo strumento che fa da finestra sulle cose invisibili. Abbiamo anche un riferimento chiaro al quadro forse più celebre di Dalì, La persistenza della memoria, che rappresenta la liquidità del tempo che scorre inesorabile, incessante, su questo albero spoglio, e ci fa ricordare che le lancette scorrono. Quindi è un carro zeppo di riferimenti artistici prevalentemente, ma direi culturale, al movimento del surrealismo che quest'anno compie 100 anni, da quando André Breton nel 24 a Parigi scrisse il manifesto programmatico a cui Salvador Dalì, genio della pittura europea, aderì subito, e poi da lì in avanti, grazie anche a Louis Buñuel, per esempio al Cane Andaluso, penso al mondo del cinema, così come al mondo del teatro, ovviamente a quello della pittura e delle arti visive, è diventato negli anni il maggiore esponente. Il surrealismo è vicino al Carnevale, secondo l'interpretazione di Alessandro Avanzini, perché di fatto è una ricerca nell'inconscio, una ricerca nel sogno, in quello che è l'irrazionalità, e la follia carnevalesca è infatti figlia anche dell'irrazionale, di qualcosa che va oltre, trascende la pura realtà fenomenica. Dalì è una maschera, un proto-influencer, potremmo definirlo, perché nella sua lunga vita è riuscito a utilizzare e piegare alla propria volontà di propagandare la propria immagine in maniera eccelsa tutti i mass media, in particolar modo la televisione, ma non soltanto, e creandosi un aspetto di iconicità, un'immortalità data anche da questo volto modellato bene, che ha in sé un aspetto realistico ma anche un forte elemento caricaturale, un grottesco che però non ci spaventa, anzi ci intriga e ci fa portare nel mondo più che surreale di Salvador Dalì. Da segnalare anche Jonathan Francesconi, che si esibisce con le sue classiche facce, i suoi sberleffi, le sue linguacce. Gli manca la marionetta, ma il burattino arriverà secondo me a breve. Sarà possibile riaverlo, secondo te, Jonathan, riaverlo nel Carnevale? Senti, quest'anno sono 10 anni che ha concluso la sua avventura come costruttore. 10 anni fa presentò un carro di seconda con Giacomo Marzilli, ride ben chi ride ultimo. E da lì ha deciso di finirla, di appendere, possiamo dire, il Gurlamacco al chiodo.
Va bene, allora facciamo un brevissimo stacco pubblicitario e poi riprenderemo subito dopo per presentare un altro carro e tante altre emozioni. Nuovi obiettivi, nuove decisioni. Una casa da vendere, una casa da comprare. Assicurati la serietà. Diventa un mio cliente speciale. Diventa un nostro cliente speciale. Noi garantiamo il tuo patrimonio. Noi garantiamo la tua serenità. Agenzia Immobiliare Tofanelli. Bertolucci e Coluccini, concessionaria Volkswagen, dal 1973 mette da sempre il cliente al centro, offrendo qualità e professionalità. Dalla vendita ai servizi di riparazione, con personale specializzato pronto a consigliarti sempre. Da Bertolucci e Coluccini, auto nuove, chilometri zero e veicoli commerciali. L'usato a difetti zero è, da sempre, un nostro punto di forza. Bertolucci e Coluccini a Massarosa. Il tuo viaggio inizia qui. Informati dove vuoi. Poi vieni da noi, a volte conviene. La trattoria da Carlino è a soli 200 metri dal mare nel cuore di Marina di Pietrasanta in Versilia. Alla trattoria da Carlino trovi piatti ricchi e abbondanti con un servizio accogliente e veloce. Cucina casalinga specializzata in piatti di mare, ma anche in piatti di terra e per celiaci. Trattoria da Carlino, dove mangi le cose buone. All'Ottica Fortuna questo mese tre grandi promozioni: occhiale più lenti progressive a 169 euro, occhiale più lenti monofocali a 99 euro, per i tuoi figli occhiale più lenti monofocali a 59 euro. Trovi anche occhiali da sole delle migliori marche e lenti a contatto colorate. L'Ottica Fortuna pone una massima attenzione per i tuoi occhi e sa consigliarti al meglio su tutti i tipi di lenti. I tuoi occhi sono preziosi, affidali all'Ottica Fortuna, semplicemente la scelta migliore. Mi iscrivo alla CGIL perché difendi i miei diritti e il mio posto di lavoro. Perché una pensione dignitosa è un diritto di tutti. Perché si batte per equilibrare tempi di vita e di lavoro. Perché contrasta la precarietà e si preoccupa del mio futuro. Perché sono antifascista. Perché insieme siamo più forti. Mamo Infissi, grazie all'esperienza di oltre 40 anni del titolare Moreno Vannozzi, è pronta ad accoglierti con tante novità: zanzariere, tende da sole, pergolati, vetrate da esterno, lavorazioni in ferro, oltre alla vasta gamma di serramenti. Tutto per soddisfare al meglio le tue richieste. Aspettiamo! Prendi un appuntamento, avrai tutta la nostra attenzione! Dama, centro assistenza caldaie, Vaiant e Beretta, telefono 0584 97 10 32. Se stai cercando il parquet per dare calore alla tua casa, scopri le nostre collezioni e dai vita ai tuoi progetti. GMB è un'azienda specializzata nella vendita e installazione di pavimenti in legno, interni ed esterni, per l'edilizia e per la nautica. Da oltre 20 anni e grazie a personale esperto e qualificato, ci dedichiamo all'eccellenza, con soluzioni che uniscono stile, bellezza, comfort, prestigio e durata. Affidati a noi e personalizza i tuoi spazi. GMB Pavimenti in Legno. Già che parlo con uno che di carnevale ne sa e parecchio, io vorrei sapere da te chi era il vero maestro del colore, se era più Tono Darliano o il Baroni o altri ancora. Ti vorrei rispondere Darliano per l'abbinamento al premio colore che ormai da molti anni abbiamo al carnevale durante la lettura dei verdetti, ma la fantasia che Sergio Baroni riusciva a inserire è riuscire a colorare per l'appunto le sue opere con quell'estro, con quel guizzo, con quella macchia di colore è sicuramente insuperabile. Io farei un grande exequo e un applauso a tutti i costruttori del passato, in particolar modo Darliano e Baroni, che riuscivano con una tavolozza a produrre più emozioni che in qualunque altra maniera.
verità sacrosanta. E allora io colgo l'occasione, come sempre, per salutare due persone, due signore che non sono... Allora, ne parliamo tra 30 secondi, ecco, vai Massimo, Federico. Ti interrompo soltanto perché, come vedete, siamo rimasti qua sul palco dopo aver visto sfilare il carro di prima categoria di Alessandro Avanzini. Proprio in questi istanti c'è stato un saluto al pubblico del Carnevale da parte del sindaco di Firenze, Dario Nardella, che è proprio qua, e del presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo. Mi avvicino un istante e partirei dal presidente del Consiglio regionale, Mazzeo. Ben trovato. Intanto, questa è una festa che parla di Toscana, questa è la quintessenza della toscanità. Il Carnevale di Viareggio è il simbolo della Toscana più bella. Guardate, colori, suoni, emozioni. Poi il tempo non era dei migliori, eppure c'è tantissima gente. Grazie ai carristi, grazie a chi ogni giorno ci lavora per regalare all'Italia intera uno dei momenti di spensieratezza più belli che il nostro paese ha. E grazie anche a tutti coloro i quali si impegnano per l'organizzazione, i volontari. È un'emozione sempre unica essere qui. La Toscana è a fianco del Carnevale di Viareggio, la Toscana è a fianco delle viareggine e dei viareggini. Buon Carnevale a tutti e viva Viareggio! Grazie, grazie al presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. Intanto vorrei avvicinare tra un secondo il sindaco Nardella, che al momento, lo vedete, è a colloquio, diciamo così, con la presidente del Carnevale. Vorrei ripartire tra un attimo proprio dal legame che si è ristretto proprio grazie alla collaborazione tra queste due figure, perché poi sapete che le scelte sono naturalmente in capo a chi è al vertice dei due enti. La volontà di ricucire un rapporto in realtà c'è sempre stato fra le due sponde della Toscana, appunto fra la capoluogo interno Firenze e la costa, e la patria del turismo balneare, del Carnevale che è Viareggio, e la voglia di rinvigorire il Carnevale fiorentino. Mentre in cui vi sto parlando, tra l'altro, Re Carnevale, figura simbolo della viareggianità, il dottor Petri ha fatto omaggio proprio al sindaco Nardella e anche al sottoscritto nel frattempo. Eccoci qua. Sindaco, le posso prendere un minuto soltanto? Ha salutato il pubblico di Viareggio, del Carnevale. Intanto, diciamo, una prima impressione sulle costruzioni, sulle maschere. Che dia si è fatto? Beh, non è la prima volta che vengo, però ogni volta è sempre come se fosse la prima, perché c'è la sorpresa dei carri, l'interesse per la competizione e poi una grande festa. Quest'anno per Firenze questo Carnevale di Viareggio è speciale, perché la Fondazione Carnevale è stata a Firenze per il nostro Carnevale e si è creato un legame sempre più forte. È impressionante il numero di artigiani, di carpentieri, e poi tutti i figuranti, gli attori, i volontari, i ballerini. E credo che sia davvero il Carnevale più bello d'Italia. Firenze però ha voluto recuperare la sua tradizione. Stenterello ormai gode di buona salute, diciamo, grazie un po' anche all'aiuto di Burlamacco, si può dire. Stenterello gode ormai di buona salute, no? Grazie anche a Burlamacco. Sì, a Firenze abbiamo messo insieme Burlamacco e Stenterello, che sta recuperando la sua forza e la sua tradizione anche a Firenze, dove si riscopre la gioia del Carnevale anche grazie a Viareggio. Senta, il suo predecessore Matteo Renzi, da sindaco, già da sindaco era oggetto di satira, no? Si ricorderà sui carri, anche sulle mascherate. Lei per adesso no. Poi, al di là del suo futuro politico, ambisce anche lei un po' a essere preso di mira? Io credo che sia valga molto di più avere un carro dedicato per un politico a Viareggio che vincere le elezioni di qualunque tipo. Anche le europee? Beh, perché no? Può essere. Ne riparleremo di questo. Grazie. Grazie, grazie a Dario Nardella. Riferimento ovviamente alla sua possibile o probabile, insomma, non so dirvi a che punto, candidatura alle elezioni europee. E a proposito, giusto per finire, il quadro istituzionale non è presente proprio in questo momento, ma è per la qua prima al Carnevale, anche l'euro parlamentare della Lega, Susanna Ciccardi e altri rappresentanti politici, insomma, delle istituzioni. Chiaramente, se ci sarà modo, li andremo tutti quanti a sentire. E intanto però torno allo spettacolo sul palco, lascio a voi Massimo subito, perché io sono di fronte qua a questo dinosauro gigantesco, incredibile, lo vedete dalle immagini, da casa, da tutta la Toscana, più denti, e la prima categoria di Luca Bertozzi, a voi. Da Polis, la casa che hai sempre sognato, la vedi in anteprima. Oltre 50 punti vendita ti aspettano.
Ecco qua il carro di Luca Bertozzi, passiamo subito alla descrizione. Allora, Tommaso, partiamo subito dalle dimensioni: 17 metri d'altezza, 24 di lunghezza, è un colosso. Il tema è il freak, cioè l'idea di mettere un po' alla gogna pubblica, o il pubblico ludibrio che forse anche peggio, il diverso, come fosse un King Kong moderno, no? Cosa fa Luca Bertozzi? Fa un'operazione che prende spunto dal cinema, ovviamente da Jurassic Park, che ha compiuto anche 30 anni, rielabora questo dinosauro ibridato tra un T-Rex e un Velociraptor, ossia un Indominus Rex, che però proviene da Jurassic World, cioè il sequel di quella saga, e lo porta al carnevale, o meglio, lo porta a uno spettacolo da circo quasi ridicolizzante. Cioè lui riesce a far trasformare la bellezza, l'imponenza di questo rettile in un grande spettacolo umano, ma l'uomo tende sempre a mettere da parte, mettere sotto una luce di ingrandimento quello che è diverso, specularci sopra, riderci o magari guadagnarci. Questa è proprio una satira anche nei confronti della pornografia, del dolore, della spettacolarizzazione, della crudeltà. E la nostra società, che è un sentimento in realtà molto ancestrale, pensiamo a Gladiatori, ha sempre un po' goduto, ha sempre un po' fruito di spettacoli che potessero emozionarla al punto quasi anche da provar dolore, no? Il dolore diventa spettacolo. E in questo caso Luca Bertozzi ha costruito una meravigliosa scenografia altissima e veramente azzeccata, in cui questo dinosauro mangia anche il personaggio principale. Quindi è la natura, è il freak, è il diverso che si prende questa rivincita sui suoi ingabbiatori. E intanto sullo sfondo sta arrivando un'altra costruzione ancora di prima categoria, che è quella della famiglia Le Bigre e Roger. Prima avevamo introdotto l'argomento Baroni d'Arliano e abbiamo stabilito che era un ex eco nella capacità di saper dipingere, di saper colorare e di giocare con la tavolozza del pittore. E quando si parla di Sergio Baroni devo, perché lo faccio tutte le volte, ricordare una signora che non può essere per motivi suoi presente al Carnevale di Viareggio, che è Simonetta, una parente di Sergio Baroni, che è una nostra ascoltatrice e severa ascoltatrice, perché ci dice quando è che facciamo bene e quando è che facciamo meno bene, per ora sempre bene. E un'altra signora, Luciana, anch'essa non più giovanissima, che per motivi legati alla difficoltà ad uscire, soprattutto con questo tempo, ci segue solo ed esclusivamente ogni qualvolta si va con la telecronaca del Carnevale la sera alle 9 e in replica il giorno dopo, che è la signora Luciana. Quindi salutate queste due persone, ogni volta lo faccio perché è bello sapere che chi ci segue ci stimola anche a fare meglio, ci stimola anche a complimentarsi quando è il caso e magari qualche volta anche a criticare dove abbiamo esagerato. Eccolo qua, sveglia, una storia semifantastica di intelligenza alternativa. E questo è uno dei temi che ha visto occupare molti spazi anche sulle televisioni e sui giornali: l'intelligenza alternativa e le preoccupazioni, le paure che questa possa portare nel mondo del lavoro e soprattutto nella realtà dell'uomo. È bellissima questa allegoria della famiglia Le Bigre-Roger, che rovescia il sistema. Qua abbiamo un umano che diventa quasi un androide, perché si addormenta, è dormiente nel senso più emotivo del termine, perché si addormenta davanti a uno smartphone, appiattito, senza emozioni, senza aspettative, senza futuro. E a risvegliarlo chi sono? Sono le creature nate dall'uomo, che diventano empatiche, assumono questa intelligenza alternativa, che altro non è che l'intelligenza emotiva che oggi alle volte chiediamo e cerchiamo e non sempre riusciamo ad avere e sviluppare bene, che tentano in tutte le maniere di risvegliarlo da questo sonno dogmatico. C'è un riferimento, penso abbastanza chiaro, a Goya, al sonno della ragione che genera mostri. In questo caso i mostri sono i nostri salvatori, perché questi robot cercano in tutte le maniere di risvegliare, oltre all'umano in questione, anche la coscienza umana e riprendersi un po' le redini di questo mondo ipertecnologizzato, che oltre a essere sempre più freddo rischia sempre di allontanarci dalla realtà. Insomma, restiamo umani, ma anzi torniamo a diventarle, torniamo a vivere come umani. Infatti il robot alle spalle del personaggio, questo esploratore principale, ha un libro in mano a rappresentare che comunque il ritorno alla lettura, o in senso più ampio alla creatività, all'intuito, all'ingegno, anche allo sforzo creativo è fondamentale, anziché affidarci sempre a ChatGPT o all'intelligenza artificiale per scrivere o comporre, è fondamentale anche per
mantenere il senso critico elevato, perché quando il senso critico, il giudizio e l'opinione cominciano a calare a favore dell'appiattimento, del livellamento omologante, è la fine. City Hybrid 4x4, tecnologia da incentivi, fino a 8.500 euro di vantaggi. Ma se un giorno, si domandano gli autori di questo carro, ma se un giorno alcune macchine sviluppassero un'intelligenza alternativa, sarebbero loro forse a svegliarci e a ricordarci cosa fa di noi degli esseri umani? Esattamente, questa è una bellissima domanda che le Big riescono come sempre con carisma, con intuito a proporre al pubblico, perché il loro obiettivo è anche veicolare messaggio, oltre che ovviamente intrattenere il pubblico. Abbiamo tre robot, uno più bello dell'altro, aggiungerei, fra cui uno che annaffia con acqua vera la piccola pianta sul davanti, uno ovviamente con la sveglia che procede col suo incedere incessante nel tempo e l'altro con le farfalle a rappresentare comunque anche il senso di libertà che sempre abbiamo. Interessante anche il cubo di Rubik impugnato dal robot alle spalle del personaggio, che è ancora da comporre, vedi, non è ancora sfatto come si usa dire, perché ovviamente l'essere umano deve scomporre questo cubo di Rubik che rappresenta anche un po' l'ingegno, rappresenta il ragionamento critico e riuscire a ricomporlo nel migliore dei modi. Il personaggio Tommaso, è realistico. Guarda, scusami Tommaso, ti interrompo perché sono con Sebastian, uno degli esponenti della famiglia Le Pig Roger, una compagnia del carnevale che festeggia 20 anni. 20 anni della compagnia del carnevale con una costruzione che credo abbia già stregato un po' tutti, insomma, se la missione era quella di coinvolgere il pubblico è andata. Ma noi ci proviamo tutti gli anni, no? A svegliare la gente. Quest'anno l'abbiamo amplificato, abbiamo proprio trattato il tema di svegliare le coscienze umane, svegliarle dalla tecnologia e non solo, però diciamo che ci stiamo un po' impigrando, no, con questa tecnologia e bisogna saperla anche usare, bisogna essere consapevoli di quali sono le sue potenzialità, ma bisogna anche non abusarne. Quindi diciamo che il tema più o meno si incentra su questa cosa, sul fatto di risvegliare le nostre coscienze, le nostre potenzialità. E poi oggi c'è un tempo che è un miracolo. Incrociamo le dita, che regga, incrociamo le dita. Io sono già felice perché... Direi. Ti ho interrotto Tommaso nella descrizione del carro, ma proseguo con Sebastian. Abbiamo parlato spesso dell'importanza della coreografia per voi, ma anche della musica e della colonna sonora. Che tipo di scelta avete fatto quest'anno? Allora, le scelte sono sempre molto complesse. Noi facciamo una ricerca molto... molto impegnativa fra tutti, fra sia io, ma soprattutto mia sorella, mio fratello, Stefano Florio. E ogni anno però riusciamo sempre a trovare la giusta energia per animare ancora di più i nostri carri. E è la cosa che mi piace tantissimo. È un marchio di fabbrica, grazie a Sebastian. Tommaso, lasciate proseguire, dicevo, marchio di fabbrica sicuramente le colonne sonore, le coreografie. Qua vedete, ve le segnalo, Elodie scatenatissima e poi un'autocitazione, non so se lo avete notato, la famosa ballerina è questa qua, che è stata... che viene interpretata da una figurante ed è un'autocitazione perché è uno dei carri più famosi in assoluto del carnevale degli ultimi 20 anni, la ballerina di Le Bigre e Galli. E lascio a te Tommaso e Massimo correggermi se sbaglio, credo che siamo proprio a una 20 anni fa e adesso fa parte del museo e dell'Espace Gilbert. Esattamente, Barbara Bertolini, che è una figurante storica e colonna della compagnia del carnevale Big Roger, ha interpretato quest'anno Josephine, la ballerina che 20 anni fa trionfò e fece tornare in grande stile Gilbert e Corinne e fece conquistare la 20ª e ultima vittoria di Arnaldo. Era il carro Scusate se ci divertiamo, balla che ti passo, mangiato splendidamente quest'anno sul carro Sveglia. Bene, complimenti, avete fatto una descrizione dettagliatissima di questo carro che credo che sia tra i carri che sicuramente avrà un posto di rilievo. Detto questo, poi sono i giurati come sempre che decideranno quale sarà. Hai visto anche a Sanremo, quando si spera una cosa poi succede il contrario di questa stessa cosa. Ecco qua, fa ingresso in piazza Mazzini, Octopus 5.0, la rivoluzione artificiale. A realizzare questo carro è Luigi Bonetti.
Luigi Bonetti espone i dubbi sulle conseguenze della troppa intelligenza artificiale, no? Quindi una sorta di variante sul tema. Abbiamo una creatura mostruosa che ricorda un polpo nelle sue fisionomie, insomma, nei suoi arti, nei suoi tentacoli. È un'ibridazione fra organico e artificiale. Questo ovviamente ci inquieta, no? È perturbante per certi versi. È un polpo dalle cattive intenzioni, e questa è la domanda che Bonetti e il suo staff si fanno. Perché? Perché da un lato in ambito sanitario, in ambito amministrativo, in moltissimi ambiti anche della ricerca scientifica, l'intelligenza artificiale ci può dare una mano, ci può anche accelerare alcuni procedimenti che a cose normali sarebbero magari ultradecennali. In questo caso però, specialmente in ambito bellico, infatti i missili che stanno spuntando dalla testa, dal cervello del polpo sono esplicativi in tal senso, sono inquietanti, ci preoccupano. I missili intelligenti sono ormai una realtà di fatto da alcuni anni, ma i raggi laser che riescono a individuare da lontano, magari anche a distanza di migliaia di chilometri, la vittima o il punto dove innescare la bomba, insomma, sono argomenti delicati. E Bonetti li affronta attraverso un'allegoria che ovviamente piace anche magari un pubblico trasversale, dal più piccolo al più grande. Comunque l'animale giocattolo, mettiamolo in questo modo qua, è sempre bello, è sempre piacevole, ma c'è al suo interno anche dei temi e sottotemi molto interessanti. Interessante anche la tentacolarità del polpo, ovviamente allegorica, ma rappresenta il fatto che la tecnologia ci attanaglia, è quasi vischiosa, è dentro di noi a 360 gradi, quindi è costantemente nella nostra vita quotidiana. Quindi ha tante chiavi di lettura questo carro, che ha comunque più di 20 movimenti e rappresenta in maniera puntuale una tematica trattata da Bonetti in tempi passati con robotica 2.0. A questo punto abbiamo fatto un'evoluzione, abbiamo fatto un 5.0, perché in pochissimi anni, in 4 anni, la tecnologia si è talmente evoluta che anche il carnevale deve stare al passo. E intanto di questo carro ho ammirato molto i costumi della coreografia, sono veramente straordinari, sono bellissimi e di grande effetto. Steampunk, qua il tema se per le Beer è il retrofuturo, no? Cioè il futuro secondo l'interpretazione degli antichi. In questo caso abbiamo un carro che mischia antico e moderno allo stesso tempo. È anche un po' per certi versi un post-apocalittico, no? Questi colori, oltre ai colori più freddi legati alla tecnologia. Tommaso, Massimo, guardate dove ci siamo dovuti un po' arrampicare in questo caso, eh? Prendiamo la linea un po' arrangiandoci sul carro dei Bonetti. Il nostro Abramo è salito più in alto. Io sono qua, è l'unico modo per raggiungere Luigi, che insieme al suo staff è qua a coordinare i movimenti. Luigi Bonetti, ti raggiungiamo solo per un secondo. Abbiamo raccontato già molto del tuo carro, sei soddisfatto al momento della resa in questi tre corsi? Ma diciamo al 50%, poteva andare meglio. Su che cosa dici bisogna migliorare ancora? Ma nel patto scenico, con quello che si racconta e tutt'altro. Comunque hai scelto un tema molto attuale, l'intelligenza artificiale, ne parliamo tutti ora, tutti i giorni. Vabbè, certo, quello, l'importante è usarla bene, non usarla in scopi bellici o quant'altro, quindi usare parsimonia su quello che è il nostro futuro, cercare di migliorare quello che è il nostro futuro, ma di renderlo al meglio possibile in sicurezza. Un terzo corso mascherato che insomma non era proprio fortunatissimo per il meteo, per adesso si può dire però che è una bella festa. Beh, in effetti ci ha graziato anche questo corso. Si pensava che dovesse piovere, per ora facendo gli scongiuri. Certo, incrociamo le dita, buon lavoro a tutto lo staff di Luigi Bonetti, tanto vedete anche tutti i figuranti che sono a bordo. La scorsa settimana, Massimo, anzi giovedì grasso per l'esattezza, abbiamo posto l'accento anche sulla bellezza dei costumi, delle maschere, in particolare della coreografia, come sempre davvero ricchissimi per il carro in generale di Bonetti. Anche quest'anno effettivamente abbiamo visto che c'è stato un grandissimo lavoro per la coreografia e per costumi e trucco. Internet senza fili, finalmente, anche a casa tua. Per info e promozioni, divanet.it. Le ragioni per cui il tempo ha detto vai con il carnevale è perché io, senza far sapere niente a nessuno, ho pagato un optional con Ressole e mi ha detto vai tranquillo, al momento in cui scoppiano i tre... Sto gufando, mi dicono dalla regia. No, sto scherzando naturalmente.
Viareggio sa sempre come rispondere alle necessità, e in questo caso Viareggio ha risposto alla grande. Se pensiamo che a mezzogiorno pioveva, ora guardate, c'è Piazza Mazzini che è stracolma, basta guardare questa immagine, anche qui in campo largo lo si vede. Quindi il Carnevale di Viareggio richiama sempre il pubblico delle grandi occasioni. Ecco un'altra costruzione che sta... Tanti animali abbiamo visto quest'anno sui carri, tanti. Questo è il carro della famiglia Vannucci. È tempo di cambiare, realizzato da Roberto, uno dei fratelli Vannucci, i figli del grande Bocco, un altro grande del Carnevale e anche un pittore valido. Verissimo, Bocco è stato un altro maestro del colore, riprendendo, no, Darliano, Barone, aggiungo Pardini, Lenci stesso, Avanzini, Galli, insomma, abbiamo avuto un panorama di pittori e scultori di un certo livello, ma tutt'oggi, insomma, abbiamo carristi che con il colore sanno il fatto loro. A proposito di colore, abbiamo un rosso violaceo su questo mammut che apparentemente potrebbe stonare. In realtà è azzeccato, perché Roberto nei suoi interventi ha sempre manifestato la volontà di parlare dell'inquinamento, dello scioglimento degli acciai attraverso anche il cambiamento cromatico. Il fatto che questo elefante, che poi è un mammut sostanzialmente, anche se il marito richiama quell'elefante, un grido di dolore, un appello che fa terrificante, commovente, emotivamente molto, molto forte, è cambiato anche colore, perché risvegliatosi in un mondo completamente avulso da quello che lui poteva ricordarsi, così come il pargoletto che tenta in tutte le maniere di difendere, anche la pelle cambia identità, come cambiamo noi, come cambia la terra. Il mondo non è più quello di una volta, è inquinato, è sporco, soprattutto comincia a variare anche a livello fisionomico. Pensiamo agli acciai, che sono veri continenti che cominciano a non esserci più, cominciano a estinguersi. Penso anche alle razze in via di estinzione, ma anche ai continenti in via di estinzione, aggiungerei. E questo gigantesco ghiacciaio, questo iceberg dal quale emerge questa figura di mammut, è forte nel suo cromatismo, così come anche figuranti che rappresentano le quattro stagioni, sempre più confuse, perché ormai anche il tempo meteorologico non è più affidabile da nessun punto di vista. Sul proscenio abbiamo queste lavatrici, questi stracci che rovesciano, rotolano in questo incessante, e fra loro abbiamo anche appunto il piccolino, il mammutino più piccolo, no? Che rappresenta per l'appunto il sentimento di maternità e di difesa che anche le specie più antiche, abbiamo visto prima una sorta di T-Rex, ora vediamo un mammut, comunque sia vogliamo sempre rappresentare al Carnevale. Quindi il Carnevale riesce sempre con i suoi animali meravigliosi e impressionanti a rivelarci messaggi di oggi validi universalmente nel tempo e per tutti. E non c'è futuro, purtroppo, se si oltrepassa il punto di non ritorno. Esattamente, il mammut qua, come dicevo prima, è spaesato dalle plastiche e dai rifiuti, e grida questo allarme ecologista, no? Ma, e aggiungere anche un altro aspetto, il pensiero del futuro che ci attanaglia è un tema caro a Roberto, così come a tanti costruttori che hanno in parte abbandonato la satira politica, vista anche la sua fluidità, no? Il fatto che possa cambiare ogni secondo, per mettere più in luce il terrore verso il futuro, l'incertezza che attanaglia in primis i giovani, ma anche i costruttori più veterani, come Vannucci, che il cui pensiero fisso è l'attenzione al clima, l'attenzione al cambiamento e a quello che il domani potrebbe riservare. Questo carro è un appello da un lato, ma anche un invito a far meglio, a stare più attenti, e lo vediamo anche nella natura, per esempio questi alberi secchi che rappresentano la siccità, altra tematica importante, ma lo vediamo anche da fenomeni atmosferici che hanno colpito la Toscana, penso a novembre, a quello che è successo alla Romagna a maggio scorso. Insomma, il tempo è impazzito? No, semplicemente abbiamo durante i secoli peggiorato la nostra abitatività della Terra e purtroppo il pianeta ne risponde. La madre natura non è non senziente, cioè reagisce e soprattutto ci purtroppo porta delle conseguenze. Eh sì, l'uomo vorrebbe, cioè si illude più che vorrebbe, si illude di poter realizzare i propri desideri,
Avete visto Roberto Vannucci, credo, inquadrato dalla telecamera di Abramo Rossi, e io lo vado a disturbare nel momento in cui, ed è molto bello disturbare, ma non disturbare, però cogliere questo momento in cui l'artista, il maestro, osserva il suo lavoro. Stavo dicendo che è bello disturbarvi quando state osservando il lavoro che avete fatto, credo anche con soddisfazione, dal basso all'alto guardare la resa di questo lavoro. Ecco, anche con tensione, perché un gigante così di 8 tonnellate c'è da star sempre allerta, quindi siamo molto soddisfatti perché sinceramente il caro piace al pubblico e commuove. Questo è il messaggio, spero che sia un messaggio che la gente capisca che è tempo di cambiare, non c'è più tempo per aspettare per il clima. Senti, nella tua carriera ci hai abituato a cogliere dei temi anche in anticipo, no? Pensiamo alle volte in cui hai parlato non di intelligenza artificiale, ma quasi, insomma, molti molti anni fa, sulla minaccia, insomma, di tutto che poteva essere le nuove tecnologie. Come si arriva a scegliere il tema dell'anno? Beh, io ne ho anticipati tanti temi, esatto, che vengono svolti oggi. Non c'è memoria storica, ma sono tantissimi anni. Niente, e diciamo che seguo la mia mente, seguo i miei sentimenti, il mio cuore, no? E quindi va bene così, nel senso che ne so, è un sesto senso, no? Capito? Cioè, certi carri che sono stati fatti anche nel passato, io l'ho fatti tantissimi anni fa. Pensa, nel 2001 ho affrontato la pedofilia, nel 2001, che c'era dei tabù immensi, no? Però spesso non si accorgono che io sono uno che i temi l'ha inventati tanti anni fa. Comunque sono contento, viva il carnevale, c'è tanta gente e questa è la cosa più bella. Grazie, grazie Roberto. Era un messaggio comunque interessante, capire come i costruttori siano spesso molto sensibili nel prevedere in anticipo, no? Predire un po' i temi che poi diventano di grande attualità. Lui ne è un esempio, anche altri carristi lo hanno fatto nel tempo, il tema della diversità, pensate quando propose i famosi due cigno bianco e cigno nero che si univano, no? L'amore tra le differenze, tra le diversità, parliamo ormai di molti anni fa, e anche altre grandi questioni sociali, temi che poi ritornano, perché lo stesso Vannucci ha già toccato, lo ricordiamo, il tema ambientalista con un'immagine molto molto efficace, ricorderete Alta Marea 3-4 anni fa, poco più, con questa grande balena che ingoiava sacchetti di spazzatura simili a quelli che vediamo adesso. E che non vuol dire che è un ripetersi, intendiamoci, è che i temi restano di attualità e vengono di volta in volta reinterpretati, aggiornati e purtroppo ancora drammaticamente attuali, quindi sempre affrontati in versione diversa. Come ricordava Massimo, come ricordavi tu, chiaramente anche l'elemento della figura centrale animalesca resta senz'altro un'immagine sintetica ben chiara e utile per arrivare al pubblico piccolo e grande. Alle mie spalle si affaccia il prossimo carro, costruzione di prima categoria di Jacopo Allegrucci, è il campione in carica, ne parleremo senz'altro benissimo tra poco. Mi dice la regia che siamo a una pausa, ci fermiamo pochi istanti e poi tornate a seguirci, siamo ancora insieme qua dal terzo corso del carnevale, ovviamente a Viareggio. Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Più me, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore. Questa settimana Gliss Shampoo da 250 ml a solo 1,59 euro. Piumi, la bellezza ha trovato casa. Mi iscrivo alla CGIL. Perché difendi i miei diritti. E il mio posto di lavoro. Perché una pensione dignitosa è un diritto di tutti. Perché si batte per equilibrare tempi di vita e di lavoro. Perché contrasta la precarietà e si preoccupa del mio futuro. Perché sono antifascista. Perché insieme siamo più forti. Febbraio in allegria, saldi saldi estivi e invernali, da piccoli passi l'abbigliamento baby e junior, da 0 a 16 anni e più. Cerimonia e non solo. Piccoli passi, il multibrand aperto tutti i giorni in via Italica al Lido di Camaiore. Qualità e tradizione per i tuoi regali. Piccoli passi, Junior Company. Più di 30 brand in saldi, fino al 60-70%. All'8
Ottica Fortuna, questo mese tre grandi promozioni. Occhiale più lenti progressive a 169 euro. Occhiale più lenti monofocali a 99 euro. Per i tuoi figli, occhiale più lenti monofocali a 59 euro. Trovi anche occhiali da sole delle migliori marche e lenti a contatto colorate. L'Ottica Fortuna pone una massima attenzione per i tuoi occhi e sa consigliarti al meglio su tutti i tipi di lenti. I tuoi occhi sono preziosi. Affidali all'Ottica Fortuna. Semplicemente la scelta migliore. Artea Pietrasanta è sinonimo di qualità ed estetica dell'abitare. Con i suoi 1600 metri quadrati di esposizione, Artea, lo showroom più grande della Versilia, trasforma il tuo spazio in un ambiente unico. La filosofia dell'azienda punta alla completezza dell'offerta. Centredile e Artea. Tutto ciò che occorre per costruire e ristrutturare a 360 gradi. L'assistenza gratuita dei nostri architetti e interior designer è il punto di forza Artea. Il materiale più resistente dell'edilizia è l'arte. Artea Living Experiences. A curarsi della tua famiglia ci pensa la nostra. Da oltre 130 anni, 4 generazioni al vostro servizio. My Dream. Da My Dream puoi trovare abbigliamento uomo, donna, bambino a partire da 0 anni. Trovi tutto per tutti. Intimo, sportivo, elegante, tempo libero. Ci prendiamo cura persino della tua casa. Con tendaggi, arredi, tessuti e merceria. My Dream. L'emporio da sempre nel centro storico di Massarosa. Vieni a trovarci. Ti stupiremo ogni volta. All'Ottica Fortuna questo mese tre grandi promozioni. Occhiale più lenti progressive a 169 euro. Occhiale più lenti monofocali a 99 euro. Per i tuoi figli, occhiale più lenti monofocali a 59 euro. Trovi anche occhiali da sole delle migliori marche e lenti a contatto colorate. L'Ottica Fortuna pone una massima attenzione per i tuoi occhi e sa consigliarti al meglio su tutti i tipi di lenti. I tuoi occhi sono preziosi. Affidali all'Ottica Fortuna. Semplicemente la scelta migliore. Eccoci nuovamente in linea, va dove ti porta il cuore questa costruzione di prima categoria di Jacopo Allegrucci. Se non sbaglio questa è l'ultima di prima categoria. Si parte dal titolo, che riprende un romanzo di Susanna Tamaro. Qua abbiamo il tema della gioventù e ancora una volta, come prima accennavo, del futuro. Anche Jacopo, che è padre, sa cosa significa avere dei figli che si approcciano, si affacciano alle difficoltà del domani, all'incertezza legata all'eterna crisi economica, al precariato, al lavoro, al fatto di dover magari pensare di andare all'estero. Quindi tutte queste preoccupazioni sono ben emblematizzate da questa figura fanciullesca che fugge da casa, nel senso che fugge da una realtà che non gli piace, da un mondo che non può dargli nulla, e si imbarca su una valigia in pelle con un orzacchiotto, una lampada e un amico gabbiano, con una bandiera dei pirati come fosse una sorta di caravella della fantasia, no? Tutti abbiamo avuto sogni fantastici di essere un po' pirateschi, insomma, di essere esploratori, di essere giovani Colombo, eccetera. E lui cosa fa? Guarda intorno a sé che il mondo reale forse è ancora peggio di come si poteva immaginare. È in preda alla tempesta, è agitato e oscillante in queste onde burrascose, perché la vita è fatta di difficoltà che tante volte ci portano a destra e a manca, e altre volte non ci fanno neanche intravedere una possibile risoluzione. Attorno a lui abbiamo queste rinni, queste arpie, queste figure inquietanti che ovviamente sono le preoccupazioni, le distrazioni che ci portano lontano, ci depistano dalle idee che abbiamo sul nostro futuro, dalla nostra direzione che vogliamo prendere, fare in modo che, dal colore che vogliamo dare alla nostra vita, fare in modo che possiamo percorrere quella strada. E alle spalle un altro elemento ancora a far capire quanti piani sfalsati ha voluto usare Jacopo Allegrucci quest'anno, ossia un relitto, ossia, se vogliamo dirlo in maniera più poetica, il lato oscuro del bambino. Il bambino davanti a sé guarda col cannocchiale illuminato in maniera meravigliosa il futuro, quello che può tramite i suoi sogni rendere reale, rendere realizzabile, ma alle spalle dark side, ovvero coloro che non ce l'hanno fatta, coloro che non hanno avuto modo, fortuna o anche coraggio di affrontare le proprie paure e realizzare i propri sogni, e si trovano a un grande rimpianto. Io vedo questo vascello pericolante come il rimorso di non averci provato, il rimpianto di dire mi sarebbe piaciuto ma non l'ho fatto.
E quindi bambino rappresenta allegoricamente la parte di noi, eterna fanciulla, che ci dice sempre, ci ricorda, fai quello che ti piace, va dove ti porta il cuore. Giustissimo. Ricordiamo tra l'altro che stasera, al termine del Carnevale, di questo terzo corso mascherato, c'è l'appuntamento al Carnaval d'Arzena, perché dalle 19 inizia la musica e le cuscine sono aperte per una serata di follia e di gioia carnevalesca. Sottolineo ancora una volta, se posso, il dinamismo armonioso, no? Tutti questi elementi che riescono a concatenarsi in un effetto d'insieme veramente impattante. Abbiamo il bambino che si alza, che già quello non è poco. Abbiamo queste arpie che riescono a muoversi tutte in contemporanea. Tommaso, io stavo, chiedo scusa, ma io lo starete aspettando anche voi, stavo cercando Jacopo Allegrucci, non lo trovo, ma ho trovato questo signore, non so se gli somiglia abbastanza. Stavo cercando Jacopo Allegrucci, dov'è? No, deve essere a fare movimenti. Ah, è a fare movimenti, lei che è il cugino, parente? Sono un nipote. Lei è il nipote, ah bene, lei è il nipote, allora, il nipote di Allegrucci ci dirà. Sì, si può smettere qua, dice. È Jacopo Allegrucci, stavo osservando anche lui il suo lavoro, l'abbiamo descritto, siamo insieme anche a Tommaso Lucchesi e a Massimo. Un tema che hai affrontato, va dove ti porta il cuore, rivolto ai giovani, lo fai attraverso una metafora che è anche quella del viaggio, no? Lo fai attraverso un ragazzo viaggiante, alle sue spalle un relitto che, insomma, ci avvicina anche altri temi dell'attualità. Sì, sì, anche tramite il viaggio, tramite anche il mare che rappresenta, secondo me, i giorni di tutto un anno. No, c'è questo mare che è in tempesta, a volte è più calmo, a volte è più frenetico. Sì, è una metafora per i giovani, è un consiglio che io do, di cercare di fare quello che si sentono veramente, almeno provarci, non è detto che poi ci riescano, però almeno ci provino, perché loro secondo me ora hanno tantissime distrazioni, hanno tantissime cose da vedere, col discorso anche di tutta questa tecnologia, sicuramente un po' si perdono, no? Perdono un po' la via, invece dovrebbero pensare e cercare di andare veramente verso quello che si sentono di fare. Venendo al carro e ai movimenti che citavi poco fa, colpisce sicuramente come hai realizzato le onde del mare. Ti sei ispirato a qualche cosa del passato, a qualche altro lavoro tuo? Come l'hai studiata in questo modo? Ma le onde, sì, sono onde classicissime, cioè sono onde da carnevale, Siamo ispirati, io con Gabriele abbiamo un po' studiati quelli che erano i movimenti di queste onde anche nei carri che sono stati fatti negli anni precedenti, e a noi ci interessava questo discorso di questo movimento, di questa velocità più che altro del movimento che doveva dare, proprio per una questione di mare in burrasca, e doveva essere per forza veloce, sicché l'abbiamo studiata così. E direi che la resa è ottimale. Grazie, grazie Jacopo, bocca al lupo. Grazie a Jacopo Allegrucci, Massimo e Tommaso, ho posto l'accento proprio su questo aspetto perché sono davvero tante le cose che si potrebbero dire di questa costruzione, anche di altri carri di Allegrucci, però sono particolarmente densi di dettagli che fanno davvero la differenza, perché costruiscono il carro in sé per sé, tanti dettagli raffinati sommati. Uno è quello di questi movimenti, appunto movimenti che appartengono veramente alla tradizione, a questo è qua che volevo portare Allegrucci, no? Come ha detto, ispirato a carri del passato, del suo repertorio, ma anche dei grandi maestri. E tra un attimo vorrei, Tommaso, insomma, che ci ricordassi qual è la tradizione che è alle spalle di questo mare in tempesta in cartapesta. RG a Forte dei Marmi, la tua spesa di qualità in Versilia tutto l'anno. Mi ricorda moltissimo il mare grosso di Arnaldo Galli, nel senso della frenesia di queste onde, poi il tema è completamente diverso, e anche l'espressione scenografica. Io vedo Jacopo Allegrucci, adora in questo momento l'allievo prediletto di Arnaldo Galli, il successore, mi permetterà, spero insomma lo prenda come un grande complimento, perché lo vedo veramente erede di quel dinamismo, di quella vivacità, di quella energia che Arnaldo riusciva a trasmettere nei suoi carri dai primi agli ultimi, comunque sia, in maniera veramente schietta, portando temi anche di grande attualità.
Jacopo ci fa sognare tutti gli anni con delle opere importanti che tra l'altro negli ultimi tempi si condensano bene anche con la coreografia, perché il ragazzo guarda l'orizzonte, guarda il divenire, ma in realtà lui cerca esattamente il cuore portato dai figuranti che ovviamente con questi palloncini meravigliosi rappresentano questo cuore, questo obiettivo, questa meta del viaggio che tanto lui ricerca. Quindi c'è anche questa importante interlocuzione, questo dialogo continuo visto anche col Don Quixote tra figuranti a terra e cartapesta, che è veramente interessante, oltre a un'armonia nei colori e nel movimento data anche da quel gran carpentiere che è Gabriele Galli. Un saluto a tutti i carpentieri e a tutte le squadre, perché ogni carrista è un genio, e sono di questo avviso, ma senza squadra il carro non si fa. Ecco, quanto conta nella realizzazione di un carro, soprattutto di prima categoria, ma anche nei carri più piccoli, il lavoro di un carpentiere? Il carpentiere è importantissimo. Il carpentiere realizza il sogno del carrista, perché ti intreccia lo scheletro, la struttura portante dell'intera costruzione, e te la rende poi utilizzabile, perché ovviamente una volta creato lo scheletro, creata l'armatura, possiamo chiamarla così, in metallo o quant'altro, su questo il carrista può cominciare a sviluppare, a ragionare sul movimento, può cominciare a inserire vari mascheroni, vari elementi, può anche, anzi cosa fondamentale, capire dove creare lo spazio vitale per il movimentista, cosa non da poco, no? Quindi è una sorta di grande architetto che tramite il carpentiere riesce a edificare un piccolo palazzo, una casa, un piccolo suo universo, una scenografia itinerante, teatrale, che diventa viva. E questa è la verità del carrista, è la parte fondamentale del rapporto che ha con il carpentiere. Il carpentiere deve essere un fratello, un braccio destro, una sorta di spirito guida nella concretizzazione del suo sogno. Ovviamente tutti i collaboratori sono fondamentali, anche l'impastino, no? Un tempo si usava colui che impasta la carta. Sì. Ma in realtà ognuno, anche quello, come dico sempre io, che porta il caffè, è fondamentale in una piccola azienda, una piccola realtà artigianale, perché la bottega si fa così, e la bottega è fatta di tante, tante maestranze, tutte qualificate. Sono d'accordissimo. Protagonista della costruzione che stiamo vedendo inquadrata in questo momento è la poetessa Alda Merini, autore di questo carro è naturalmente Priscilla Borri. Alda Merini è stata una grandissima poetessa milanese, dalla biografia sofferente, veramente ho anche avuto modo di leggerla e di approfondire questa figura straordinaria, un'artista letteraria italiana da rivalorizzare, e quindi plauso a Borri per aver fatto quest'opera che ha lei come figura centrale. Si parla di lei a tutto tondo, è un carro ovviamente biografico, perché si affronta la tematica del manicomio, della sua permanenza in un istituto psichiatrico per quasi 10 anni, a cavallo fra gli anni 60 e 70, e la difficoltà di aver subito la visione di spettri, di fantasmi, di figure inquietanti che infatti la circondano. Ma c'è anche un lato più positivo a tutto questo, una sorta di morale, ossia l'incanalamento positivo, quindi creativo, della follia, che non deve essere sempre vista obbligatoriamente come patologia clinica. Chiaro, nei casi più estremi sì, però non è tanto il messaggio questo, ma quanto la forza, l'energia, il motore della creatività, che spesso nasce da un'idea, un intuito, che può anche provenire da un momento di sana follia. È questo che Priscilla Borri fa in maniera veramente molto sagace, con un carro che ha un titolo meraviglioso, auguro a tutti un briciolo di follia, quello di poter godere qualche volta di essere insanamente folli, mettiamolo in questo modo, e trovare la bellezza del creato attraverso un filtro che non sia quello grigio e quotidiano della realtà. E penso sia questo qua un po' il senso. Per quanto riguarda l'aspetto coreografico del carro di Priscilla, abbiamo dei figuranti dal teatro Latinaia, perché Priscilla ha fatto durante l'inverno una vera e propria perlustrazione dell'ex manicomio di San Salvi, e ha voluto proiettare tutta questa creatività, tutto questo aspetto laboratoriale all'interno del carro, sia a livello figurativo, a livello pittorico, ma sia a livello coreografico. E la figura centrale è veramente azzeccata, ricalcante molto l'iconografia di Alda Merini, che per la prima volta arriva a Carnevali di Reggio. Eh sì, le sue splendide pagine che sono riuscite a sublimare, ecco, quell'oscura esperienza e a dominare i fantasmi. Questo dice sostanzialmente il carro di Priscilla Borri.
Alda Merini ha avuto un'infanzia difficile, è stata in parte anche pianista per un certo periodo, ma ha avuto una madre altera, distaccata da tutte, da ogni forma di arte, soprattutto la poesia, e da un padre colto, che però quando un critico importante, quando era ancora molto giovane, il nome Spagnoletti, la recensì, questa, la giovanissima Alda Merini, portò la poesia al padre, questa la stracciò in mille brandelli e disse: con la poesia non si fa il pane, della serie, una variante del famoso detto tristissimo, impara l'arte metà da parte, no, sostanzialmente. Alda Merini ci insegna anche questo. La farmacia Fratti della Pineta è la farmacia del benessere. Farmacia Fratti della Pineta, nel cuore di Viareggio, in via Fratti. Ecco qua i camaleonti, l'abilità nel mutare di Marzia Etna e Matteo Lamanuzzi. E questa è una mascherata di gruppo. Una satira, una vignetta umoristica veramente ben colorata. Un plauso a tutto lo staff di Marzia Etna e Matteo Lamanuzzi che tornano fra le mascherate, ma hanno un'energia davvero incredibile. Permette dire televisivo della politica internazionale, si parla di geopolitica, ma in una chiave veramente divertente e ridanciana, con ben sei camaleonti, tutti colorati in maniera diversa, che da buoni rettili hanno questa lingua retrattile, con tutti i volti più importanti del panorama internazionale. Penso a Putin, a Zelensky, a Macron, Erdogan, Xi Jinping, insomma abbiamo tutto un inventario di personaggi che in realtà ci inquietano abbastanza con i venti di guerra degli ultimi anni, ma li ridicolizziamo in senso umoristico con questa mascherata che ha nel colore la sua forza. Vai, ti lasciamo concludere, ma vedete, mi hanno circondato Marzia Etna, Matteo Lamanuzzi, autori della mascherata che avete appena descritto. Intanto benvenuti, prima mascherata a sfilare oggi, intanto direi che possiamo essere abbastanza soddisfatti della giornata. Sì, siamo soddisfatti della giornata, le previsioni erano brutte, meno male che noi abbiamo una fortuna inaspettata e è andata bene. Qua chi abbiamo che non riconosco bene? Matteo Lamanuzzi, è lei? Allora, oggi volevo fare in onore di Giacomo Puccini, mi sono voluto vestire, tra virgolette, simile a lui. E poi volevo fare anche una cosa. Tre palleggi. Due palleggi, ci stanno sempre. Io vorrei fare un saluto, perché si parla tutte le care, io come ogni corso devo salutare Massimo Mazzolini. Ragazzi, io chiedo l'istituzione del premio Cantore del Carnevale a Massimo Mazzolini, perché se lo merita, ragazzi. Ma amico, te senti, Massimo, quanto ti adorano. Grazie. Allora, poi un saluto. Tanto va. Sono 47 anni. 47 anni, ha sottolineato, non due. Così, ragazzi. Che aspettiamo? Ma che aspettano, vero? Avete ragione. Ragazzi, ma lì hanno chiesto prima Pierotti per il Fanta Carnevale, cioè sono cose. Anche un bonus per lui ci starebbe. Hai ragione, avete ragione. Avete perso tutto il treno. Vabbè, quello tanto si raggiunge. Un saluto agli amici del Fanta Carnevale, vatte la pesca. Un bacio a tutti e buon carnevale. Grazie a voi, grazie a Matteo Lamanuzzi e Marzia Etna, a tutto il loro staff che ci hanno anche portato nel clima un po' goliardico, giocoso, vero carnevalesco del Fanta Carnevale, il gioco che è nato qualche anno fa sulla scia del successo del Fanta Sanremo e che ha davvero spopolato a Viareggio e che ha portato a davvero grande partecipazione. Tommaso, vediamo intanto la prossima mascherata di gruppo di Stefano Di Giusto, se non sbaglio. Sì. Esattamente. Eccolo qua, uno dei pochi nelle mascherate, insomma non pochissimi, che ha scommesso sulla satira politica. È ancora efficace secondo te? Ma io penso di sì, è indispensabile, ma per tutti la satira è indispensabile. È un peccato che non si veda così tanto. Spero che prossimamente sia riproposta, perché la trovo un buon messaggio per dire qualcosa di concreto anche nei carnevali. Perché sui carri è sparita secondo te? Ma secondo me è un momento, forse anche il tenore dei personaggi, cioè non è magari quello di una volta, forse sono già comici di per conto loro, quindi è difficile fare anche una caricatura a volte, però te ci sei riuscito, però sì volevo proprio parlare chiaro, ecco, quindi ho deciso di fare questo colpo di mano, diciamo. Assolutamente gradito, grazie a Stefano Di Giusto, la sua mascherata che vi lascio pace commentare tra un secondo. Avete già osservato, Tommaso e Massimo, se non sbaglio, poco fa come, diciamo da tanto tempo, la satira è un po' sparita, e soprattutto dalle grandi costruzioni, mentre resiste fra le mascherate in gruppo. Uno dei temi e delle risposte che spesso vengono date, mi aspettavo che la desse anche lui, è che al di là che i politici sono già, insomma, di per sé comici, che anche questa è una giusta
osservazione, secondo i punti di vista, l'altra è anche che la politica è così fluida, cioè i governi cascano talmente velocemente che non è conveniente in un bozzetto realizzato a giugno, in piena estate, scommettere su un personaggio che poi a febbraio potrebbe essere un signor nessuno o non essere più bersaglio legittimo di critica. Beh, è vero, è successo ed è stato l'effetto forse anche di una stagione politica molto turbolenta, quella degli ultimi 10-15 anni, questo potrebbe essere stato la causa. Assistiamo adesso insomma a una stagione politica forse diversa, insomma vedremo se ci sarà più stabilità, forse questo, se ci dovesse essere stabilità politica in Italia, chi lo sa, lascio stare le valutazioni politiche, potrebbe esserci di conseguenza il ritorno della satira, non so se potrebbe andare a finire così. Intanto, mentre io vengo circondato, arriva il carro di Matteo Raciti. Massimo, lascio a te la parola e poi andremo a cercarlo. Allora, All You Can Eat di Matteo Raciti, è questa la costruzione di seconda categoria. È un invito all'ultima cena del mondo. Matteo esordisce in seconda categoria, diventa il primo carrista siciliano della storia del carnevale di Viareggio, quindi grande Matteo, bravo bravo, e rappresenta questa figura ingorda, appunto gordo, che ovviamente è l'essere umano, è l'umanità capitalista, speculativa e mai sazia, che si abbuffa, si avventa con una voracità quasi animalesca, direi più che bestiale, su un piatto d'argento, una tavola imbandita, piena di camerieri che sono ben contenti, no? Di servire l'ultima risorsa del pianeta e di abbuffarsi senza pensare un minimo al futuro, non tanto quello che lasceremo ai figli, ma anche il presente se vogliamo, perché il futuro è già ora, la fine, ahimè, purtroppo non vogliamo essere catastrofisti, ma non è lontana. Abbiamo una balenottera meravigliosa che urla un grido di dolore come fosse l'ultimo animale sulla terra, insieme a una montagna, un albero, interessante anche il piccolo iceberg come fosse una sorta di aperitivo, insomma l'essere umano ormai ha fatto della terra il proprio banchetto personale e questo menù All You Can Eat, ovvero sia paga una piccola quota, un piccolo prezzo, magari un'aria più inquinata, un po' più di smog, stagioni sempre più strane, ma mangia tutto, finisci tutto quello che c'è. E questa è l'allegoria forse più cruda su questo tema che abbiamo visto negli ultimi anni. Eccolo qua, guarda Tommaso, è proprio qua Matteo Raciti, allegoria All You Can Eat, una società che divora tutto quanto, forse anche se stessa. Eh sì, è una società che è pronta a tutto pur di mangiare l'ultima risorsa dell'umanità, quindi una guerra, diciamo, di cibo fino all'ultima risorsa dell'umanità. E questa è l'allegoria, e il gordo rappresenta tutti noi, ciò che c'è dentro di noi, la nostra ingordigia che è pronta a tutto, come in un grande ristorante All You Can Eat in cui siamo convinti di pagare un piccolo prezzo e mangiare tutto quello che vogliamo. Vedevo dei baffi o mi sbaglio? Cosa stai facendo? Esatto, anche oggi sono appunto Puccini per gli amici del Fanta Carnevale, è una giornata di carnevale meravigliosa, nonostante il tempo siamo convinti e siamo carichissimi. Con tutta la tua squadra. Buon carnevale a tutti, la mia squadra è fantastica, è un grande spettacolo itinerante, ho fatto i nomi, Eleonora Di Vita, Chiara Gistri la coreografia, gli abiti di Laura Bartelloni, il trucco di Giada Fedeli, tutte le mie maschere, tutti i movimentisti, ringrazio tutti per questo spettacolo fantastico che mi regalano ogni domenica. Grazie a Matteo Raciti, primo anno per lui in seconda categoria, l'abbiamo già detto in questi corsi dopo una breve cavalcata, perché in appena 6 anni ha fatto tutto il cursus honorum dei carristi, 3 anni nelle maschere isolate, subito poi promosso, 3 anni tra le mascherate in gruppo, eccolo qua fra i carri e c'è grande aspettativa su di lui. GEB Pavimenti in Legno, affidati a noi e personalizza i tuoi spazi. Ed ecco, subito dopo, salutiamo naturalmente Matteo Raciti, subito dopo lo Schiaccianoci, è una mascherata di gruppo di Giacomo Marsili. È la storia dell'opera di Čajkovskij, no? Lo Schiaccianoci, meravigliosa, scritta a fine 800, nel 1892, è proposta qua da Giacomo Marsili in una chiave che vuole essere, sì, in parte satirica ovviamente, una grande vignetta, ma dall'altro lato punta sull'emotività. L'obiettivo di Giacomo è quello di sensibilizzare sul ricordo d'infanzia, ovviamente la fiaba, che poi è diventata fiaba, insomma, dell'opera di Čajkovskij, ricorda il Natale, ricorda i giocattoli, ricorda i momenti più spensierati della fanciullezza, e tramite questo punta a ritrovare una sorta di pacificazione fra due popoli in conflitto da più di 2 anni, ossia Putin e Zelensky, che ovviamente rappresentano la Russia e l'Ucraina in una fase ancora concitata, ancora turbolenta dello scontro, del conflitto che ci
attanaglia emotivamente da appunto un biennio, e qua invece sono trasformati in personaggi in questa sorta di grande fiaba. Ogni elemento è un giocattolo a ricordarci che anche in un momento così complicato come un conflitto ancora aperto con tante vittime quotidiane, possiamo ancora tuffarci in quel ricordo d'infanzia che può magari farci addolcire l'animo nei confronti di quelli che consideriamo nemici. Lo schiaccianoci, eccolo qua giù, ancora immagini di questa mascherata di gruppo di Giacomo Marsili. Una mascherata che ci invita, vai vai Federico, vai. Ecco, sì sì, vi sentivo con Giacomo Marsili che abbiamo incontrato in questi giorni al terzo corso, abbastanza fortunato oggi. Ti ritieni soddisfatto del lavoro a questo punto? Sì, tanto, tantissimo, sono veramente contento, soprattutto perché ho visto l'empatia che ha col pubblico e con l'essere umano. Lavoro tanto su questo aspetto, il mascherone che diventa parte integrante con lo spettatore, il connubio, e ho visto che sta funzionando, forse perché lo spettatore, il pubblico, ritrovandosi immerso anche nei giocattoli, in tutti questi ricordi dell'infanzia, si sente un quantomeno un pochino più coinvolto. Sì, appunto. Questa è una capacità che hanno le mascherate in gruppo sicuramente, no? Di coinvolgere lo spettatore fisicamente. Esatto, anche. Esatto, e soprattutto è il discorso perché sto continuando a portare avanti negli anni quello di rimanere attaccato al portatore sulla spalla, via. Certo, certo, a livello tecnico è una scelta ben chiara. Grazie Giacomo, ti lascio perché hai perso la tua mascherata in gruppo. Vorrei soltanto arrivare qua, alcuni delle persone presenti, c'è un grande pubblico, questo vi dicevo in apertura, è il corso più importante che di solito attira più gente proprio perché è nel clou del calendario italiano del carnevale. Abbiamo qualcuno, credo che erano loro che mi avessero avvicinato, eccoli qua, che arrivano addirittura dalla Sicilia, giusto? Sì, ciao. Da dove arrivate? Da Trapani, praticamente alla punta più a ovest della Sicilia. Siamo venuti qua apposta per il carnevale e fortunatamente oggi il tempo ci è graziato per poter vedere lì la sfilata. Ci avete creduto, insomma. Che cosa, sì. Che si dice del carnevale di Viareggio in Sicilia? È uno dei carnevali non soltanto in Sicilia, ma penso che sia uno dei carnevali più apprezzati in tutta l'Italia, più famoso, immagino. E tra l'altro il carnevale, quando si parla di specialmente i carri allegorici così belli, non penso che esistano in tutta l'Italia. E complimenti all'organizzazione, complimenti a Viareggio che continua a crescere, continua a offrire tipo alla città e a tutti quelli che gioiscono con il carnevale di poter godere di questa meraviglia. Assolutamente, qua con la famiglia, con gli amici, grazie di essere qua. Abbiamo preso una voce fra le tante, insomma, ne potremo raccogliere molte e molte altre. Un pubblico davvero eterogeneo che arriva più che mai in questo weekend, lunghissimo weekend ponte di carnevale da tutta Italia. Poi vedete, ci avvicinano tutti quanti perché tutti hanno una grande voglia di far festa e anche di trasmetterla, no? di comunicarla a tutti. Siamo anche un po' un facile bersaglio, io e Abramo qua sul corso, per attirare la voglia di essere presenti con tantissime maschere, perché sapete che un po' la forza del carnevale di Viareggio è anche quella che ci si può sicuramente presentare con delle maschere importanti, create, cucite, realizzate, anche costose per chi se lo può permettere, ma la forza è quella di arrivare con qualcosa di originale anche a basso costo. Insomma, la forza è l'idea, come questi qua che non fermerò, però vedete che insomma basta l'originalità. Questi sono un accendino, una sigaretta e quant'altro, insomma qui veramente è la fantasia che cresce e che porta tutti a divertirsi. Questo è davvero i due aspetti del carnevale, un po' cosplayer, coloro che amano il personaggio dei fumetti, il grande personaggio dei cartoni che interpretano con dei costumi veri e propri, e chi invece mette tutto se stesso con una idea geniale e semplice da realizzare. Mentre vi parlo arriva il carro di seconda categoria di Luciano Tomei e Antonino Croci. Massimo, Tommaso, aiutatemi, e magie del carnevale, corretto? Certamente, piccola osservazione, c'è
passata troppo velocemente la mascherata in gruppo di Silvano Bianchi insieme sotto lo stesso cielo, che era questo omaggio a Klimt e all'unione fra le diverse popolazioni per celebrare l'amore universale. Andiamo ora la nostra telecamera inquadra ora Magia di Carnevale di Luciano Tomei e Antonino Croci, che tornano in seconda categoria portando un carro di pura evasione, se vogliamo vecchio stampo nel senso migliore del termine, perché abbiamo tanta cartapesta che addobba un carro di pura fantasia, in cui una strega che ci richiama più Halloween rispetto al carnevale piomba in questa sfilata a mare a Viareggio, e si domanda come faccia la magia positiva del carnevale a essere più forte della magia magari negativa legata alle pozioni, legata alla stregoneria, legata alla magia nera. Quindi è un pochino questa la voglia di fare carnevale che Croci e Tomei hanno voluto portare a questo 2024. Ebbene, facciamo ora un brevissimo stacco pubblicitario e subito dopo riprenderemo con il pranzo e servito ed altri gruppi mascherati e carri di seconda categoria. Gruppo Tomei, storica azienda di Viareggio specializzata nell'edilizia, offre consulenza tecnica, progettazione e sopralluoghi per rispondere a ogni vostra esigenza. Vasta gamma di finiture d'interno, sistemi a cappotto e cartongesso e una mostra fornita ed elegante di pavimenti sanitari e box doccia. Oltre 40 anni di esperienza, sono una garanzia di qualità. Affidati a Gruppo Tomei, lo specialista dell'edilizia nella tua città. I fratelli Franceschini Arredamenti sono un'azienda a carattere familiare che da oltre 40 anni espone a Camaiore in un ampissimo spazio di oltre 1000 metri. Arredi di ogni tipo, cucine, camere, camerette, letti imbottiti, una vasta scelta di divani e poltrone relax, mobili rustici e su misura, una sala materassi e tanta biancheria per la casa. Il montaggio degli arredi viene eseguito dalla famiglia Franceschini ed è incluso nel prezzo di vendita. Sarete assistiti e seguiti dalle stesse persone dalla scelta alla consegna, progettando insieme i vostri interni. Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Più me, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore. Questa settimana Nels il detergente piatti 3 flaconi da 850 ml a solo 3,99 euro. Piumi, la bellezza ha trovato casa. Oro Più, le nostre creazioni in continua evoluzione per offrirti il meglio della gioielleria artigianale. Con Oro Più scegli il tuo design unico. Da oltre 25 anni a tua disposizione per l'acquisto professionale di oro e preziosi, diamanti e orologi. Affidati a noi per le stime e le perizie dei tuoi gioielli e dei tuoi preziosi. Oro Più, gioielli e preziosi. Da Polis, la casa che hai sempre sognato la vedi in anteprima. Pavimenti e rivestimenti che anticipano le tendenze direttamente dal produttore a prezzi di fabbrica. Tanti ambienti già allestiti dai migliori designer. Infinite combinazioni per tutti gli spazi e per tutti i gusti. Polis rende accessibili a tutti i prodotti eleganti, ricercati e duraturi per interni ed esterni. Vieni a farti consigliare e a vedere la tua casa in anteprima. Oltre 50 punti vendita ti aspettano. Tu, la polvere e l'emozione di tracciare la tua strada. E la tua storia. Scrivila ora. Audacia. Azione. Avventura. Libertà. Suzuki Hybrid 4x4. Tecnologia da incentivi. Fino a 8.500 euro di vantaggi. Suzuki Hybrid. Vieni a provarla da Nannini Auto. Via di Sottomonte 281, Ponte Tetto, Lucca. Se
se cerchi un'auto Officina Rapida nella manutenzione e qualificata nell'assistenza, l'indirizzo giusto è Auto Officina 2000, a Viareggio, in via di Montramito 78. Con professionalità e competenza, Auto Officina 2000 si occupa di manutenzione, tagliandi, interventi di elettrauto su veicoli multimarca, climatizzazioni. Auto Officina 2000 è anche autorizzata Fiat e Fiat Professional veicoli commerciali. L'intero staff è a tua disposizione per informazioni, preventivi e appuntamenti. Eh beh, questo qui è un carro realizzato tutto in cartapesta, Tommaso. Certamente, elemento che ovviamente continua a essere ben presente su tutte le opere allegoriche, ma in questo è particolare perché è evidente la volontà dei costruttori di omaggiare il carnevale del passato. Anche alcune costruzioni degli anni Ottanta, mi viene in mente Giovanni Maggini, che ricordiamo che è scomparso lo scorso anno e ha presentato un carro che aveva anche quello una sorta di libreria alle spalle, un trabattello con tanti alambicchi. E quindi è proprio questa l'idea di un carnevale che torni a essere evasione, ovviamente affronti tematiche sociali quanto la satira politica, ma stia sul pezzo a livello giornalistico, ma ogni tanto dia anche quel pizzico di fantasia e di spensieratezza pura, se vogliamo fanciullesca, che a carnevale non deve mai mancare, perché ricordiamo, come si è detto qualche tempo fa, il carnevale è anche per i più piccoli. Il pranzo è servito, finché c'è guerra c'è speranza. Ah no, non è questa qui, no, ingresso libero a chi sogna. Roberto De Leo e Vania Fornaciari, è questa la mascherata di gruppo che vediamo inquadrata ora. Pandan, con quanto detto prima, abbiamo anche a questo giro una evasione, stavolta circense, vorrei dire felliniana, perché abbiamo un tuffo nel film Il Clown. In questo circo, Massimo, Tommaso, la scorsa volta, il giovedì grasso, Roberto mi ha fatto omaggio anche di un nasino da clown, che stavolta non c'ho, me lo sono dimenticato, c'era di nuovo. Senti, che bilancio puoi fare a metà carnevale, diciamo, della tua costruzione? Molto positivo, piace a tutti, bambini, grandi, è stato un bel risultato, una bella cosa. Qual era il messaggio che volevi che arrivasse ai grandi e ai piccoli? Il messaggio che volevo che arrivasse è che siamo un po' tutti in equilibrio in questa vita qui e dobbiamo dimenticare le brutture e tutte le cose. Ora comincia a piovere. Allora ti rioffro un altro nasino rosso. Lo rifacciamo? Sì. Qua guardate, ormai è diventato... E ti sta bene da morire. Immagino, no, assolutamente. Come stiamo, Massimo? Ci vedi, Tommaso? Stiamo bene, no? Che dici? Sì, lo vogliamo. Lo vuole anche il Mazzolini. Lo vuole anche il Mazzolini, glielo portiamo. Meravigliosi. Martedì te lo porta, grazie. Grazie a Roberto De Leo. Intanto sì, effettivamente stanno iniziando a cadere un po' di gocce di pioggia. Volevo infatti dare un'indicazione tecnica sul corso, che sin qua è andato piuttosto velocemente, perché siamo alle 16.30, quindi più di un'ora e mezza di corso, e abbiamo già visto tutta la prima categoria, abbiamo quasi completato anche la seconda, manca soltanto il carro dei Galli che tra poco arriva, e si va abbastanza rapidamente anche proprio per cercare di far sfilare tutti prima che le condizioni meteo possono cambiare, e effettivamente al momento stanno un po' peggiorando. Massimo, quale gufata un pochino te, si può dire? No, io ho pagato... Allora, quanto è pagato? Forse è pagato poco. Ho pagato un extra fino alle 16.30. Ah, ecco. 16.35. La prossima volta sii un po' più generoso. Esatto. Ma ora parte il bonifico, ora replichiamo. E intanto andiamo avanti, mentre spuntano gli ombrelli, perché sta arrivando, mentre passano anche varie altre maschere fuori concorso, insomma vari figuranti, insomma, e pubblico del carnevale mascherato, arriva un'altra mascherata in gruppo che vi lascio descrivere rapidamente e poi andremo fino al carro dei Galli. Giampiero Ghiselli e Maria Chiara Franceschini presentano In equilibrio sopra la follia, una mascherata che parla del tema sempre presente della guerra e gioca sulla contrapposizione fra queste figure eteree, no? Questi danzatori del celeste, mi permetto di dire la leggerezza dell'essere in qualche maniera, no? Sono i pensieri umani che cercano di trovare spiraglio di speranza in un mondo sempre più pragmatico, materiale, concreto e soprattutto cocente, come queste macerie terrificanti che ci ricordano quante migliaia di persone ogni giorno perdono la vita, ma anche perdono la loro quotidianità,
perdono una casa, per esempio. E quindi è un messaggio di speranza, ovviamente anche di pace, che Ghiselli e Franceschini hanno cercato di portare al corso con questa maestria, questa leggerezza, questa dolcezza e soprattutto questa grande eleganza che si vede anche nei colori, nelle sfumature, in questo uso scelto, molto delicato, di giocare con questo grigio forte di macerie strutturali, di edifici che non ci sono più, con queste fiamme che ardono e queste figure che sembrano spiccare il volo verso un mondo diverso, verso una vita nuova, in qualche maniera. E quindi il tema della guerra è molto presente quest'anno, non soltanto per il dramma che si consuma in Ucraina, ma anche per quello che sta avvenendo a Gaza. Quindi in qualche maniera riferimenti all'attualità ci sono, e come. È un carnevale che parla di fantasia, ovviamente, ma riesce a alternarsi molto bene, cadenzando i tempi e riuscendo a interagire bene col pubblico e con le proprie emozioni, con le emozioni del pubblico a cui si rivolge, con temi più drammatici. Quindi un carnevale per tutte le età, intergenerazionale, che sa veramente quello che dice e sa come farlo. Mala tempora currunt, dicevano i latini. Ci sono momenti davvero brutti, quelli che stiamo vivendo e che probabilmente, speriamo di no, possono peggiorare con altri focolai incredibili che avvengono in tutto il mondo. Valentina Galli, eccolo qua, carro di seconda categoria. Il tema è quello della rabbia che Fabrizio e Valentina in questo primo anno di seconda categoria portano al corso, con una volpe a sei code che rappresenta una sorta di spirito guida del culto giapponese, dello shintoismo per esattezza, la kitsune. E il tema della rabbia è vista come incanalamento di un'emozione in qualcosa di positivo. Anche Gandhi diceva che la rabbia è un dono. È molto associata a questa figura alla dea Inari, di buon auspicio, quindi qualcosa di molto legato anche alla fertilità, qualcosa di legato anche al futuro più roseo. Quindi ancora una volta si parla di speranza nell'avvenire. E questa rabbia può trasformarsi in un buon inizio. L'ira è costruttrice, non sempre energia distruttrice, ma soprattutto canalizzatrice di qualcosa di positivo e anche creativo. La mitologia giapponese è qua, diciamo, piegata, mettiamola così, al carnevale. La volpe, infatti kitsune significa volpe in giapponese, è un segno di intelligenza, saggezza, e più code ha, più rappresenta, diciamo la saggezza, la sapienza che riesce a poter veicolare. Quindi una figura interessante, il modellato così anche barocco, se vogliamo, di Valentina e Fabrizio è perfettamente in linea con lo stile orientaleggiante di questo carro, che ovviamente proviene a livello mitologico dall'India, poi a riferimento alla Cina e principalmente al Giappone come patria di questa creatura veramente meravigliosa che si muove in maniera sinuosa con ritmo e vivacità. L'ira della Kutsune di Fabrizio e Valentina Galli, la costruzione sono per la prima volta in seconda categoria e da qui probabilmente nascerà una ricerca immediata per arrivare nuovamente nella classe regina. Valentina mi sembra che abbia capacità, doti e fantasia a sufficienza per ritornare tra i carri grandi dove suo padre e suo nonno hanno regnato per tanto tempo. Fabrizio è un maestro indiscusso, ma anche Valentina ha tante frecce al suo arco, ha questa eleganza che ha già mostrato in prima in alcune opere e anche in questo esordio tra virgolette i piccoli nel purgatorio dei carristi, è veramente un'ottima presentazione. Tra l'altro è notizia recente che nell'hangar di Fabrizio e Valentina Galli la Paramount abbia allestito una serie TV americana e tedesca, uscita a novembre sulle piattaforme streaming, $1 trillion, e abbia proposto proprio l'hangar di Fabrizio e Valentina come scenografia di un rapimento di un giovane ragazzo e addirittura di un seguimento automobilistico in cittadella del carnevale. E tutte queste immagini sono disponibili. Ed è interessante il fatto che abbiano scelto prettamente quel baraccone, che in qualche maniera è anche un laboratorio caloroso, con tanti elementi del passato appese ai vari paranchi, alle dorme eccetera, abbia così affascinato i produttori tedeschi e i produttori americani da essere talmente convinti di ambientare proprio lì la loro scena. E l'idea era quella appunto di un magazzino, e penso che l'hangar dei Galli abbia perfettamente aderito a questa iniziativa.
le nostre creazioni in continua evoluzione per offrirti il meglio della gioielleria artigianale. Oro Più, gioielli e preziosi. È cambiato lo scenario in Piazza Mazzini, vediamo tantissimi ombrelli aperti, però credo che ormai la festa prosegua, anche perché mi sembra di vedere verso il tramonto, mi sembra di vedere una schiarita, quindi stiamo qua, godiamoci ancora questo scorcio di carnevale per questa giornata pazzesca che è quella del terzo corso, come ci ricordava Federico poco fa, quello più importante, quello più importante anche sotto l'aspetto dell'incasso, che certamente farà sorridere il cassiere della Fondazione Carnevale. Il volto sincero dell'umanità, eccolo qua, questo è la mascherata di gruppo di Michelangelo Francesconi che la nostra regia ha appena inquadrato. E l'allegoria nella vita di oggi, ossia questo obbligo pirandelliano per certi versi di indossare una maschera con costantemente, un concetto letterario che Michelangelo ha all'esordio assoluto come mascheratista, mi permetto di dire ampiamente meritato. E allora Federico, vai! Come vi avevo detto, sì, rappresentanza istituzionale, abbiamo sentito i messaggi dal palco poco fa, ve l'avevo annunciata l'europarlamentare della Lega Susanna Ceccardi, toscana, quindi sostanzialmente sei lei a casa, insomma, a osservare il carnevale, tra l'altro è arrivata anche con la famiglia, con la bambina. Partiamo dall'aspetto più emotivo, no? Da Toscana e da persona che l'ha già visto tante volte, ogni volta si ricrea un'atmosfera magica, no? Il carnevale. Bellissimo anche il carnevale di quest'anno, con tanti temi d'attualità come il rispetto dell'ambiente, ma mi è piaciuto molto anche il carro di Allegrucci dedicato all'adolescenza, un grande viaggio che è un'esplorazione, e tanti altri temi, Alda Merini, personaggi illustri, da Dalì ad Alda Merini della nostra letteratura e dell'arte. Veramente un carnevale bello, impegnato e con tantissima gente nonostante il tempo incerto. Quindi un'altra conferma che il carnevale di Viareggio è fantasia, arte, divertimento e tradizione toscana e viareggina. In passato si vedevano tanto i leader politici, no? Questo, da molti anni ormai si vedono molto poco. Che cosa ne pensa? Questa mattina sono stata a visitare gli hangar del carnevale, ho parlato con qualche carrista. E la politica ormai cambia così velocemente che i bozzetti che vengono preparati un anno prima rischiano poi di arrivare a febbraio un po' in ritardo con l'attualità, e quindi è una politica un po' assente ormai da qualche anno. Nelle mascherate le abbiamo viste, però insomma il carnevale di Viareggio poi parla sempre anche di attualità e quindi anche di politica. Bene, poi quando la politica sarà un po' più stabile forse rivedremo anche i mascheroni con i grandi leader. Intanto la lascio con la famiglia e con la bambina mascherata anche lei, insomma, per godersi questa giornata. Grazie a voi e buon carnevale. Grazie a Susanna Ceccardi, europarlamentare della Lega. Abbiamo sentito in apertura, avete visto il sindaco Nardella, il sindaco di Firenze, poi il presidente del Consiglio regionale della Toscana. Intanto, tornando tra le mascherate che stanno sfilando, Tommaso, mi sono un attimo perso, anche tu Massimo, aiutami perché siamo a vedere sfilare, lascio a voi commentare la mascherata di gruppo, è una delle ultime che vediamo oggi. Edoardo Ceragioli, l'ho scovato qua da qualche parte, anche lui non ricade sulla politica ma riesce in ogni caso a creare una bella allegoria con questa mascherata in gruppo, e porta in scena un po' insomma tutto quello che va a alimentare il business della guerra, possiamo dire così, insomma tutti coloro che servono questo maiale grasso che non fa altro che cibarsi di soldi, di petrolio, di armi, di oro, insomma tutto ciò che purtroppo fa mero business e di fronte al quale nessuno è in grado di dire no e di rinunciare. Edoardo Ceragioli, che peraltro ha alle spalle una lunghissima carriera, è stato a lungo tra i carri, tra i costruttori di carri di prima e di seconda categoria, arrivato poi tra le mascherate in gruppo per effetto delle retrocessioni e promozioni, il meccanismo che anima il concorso alla base del carnevale, ma ha conservato chiaramente, c'era certamente da aspettarselo, tutta la sua capacità e la sua soprattutto attitudine a osservare la realtà e a tradurla in cartapesta. Oltre 40 anni di esperienza sono una garanzia di qualità. Affidati a Gruppo Tomei, lo specialista dell'edilizia nella tua città. Ebbene, riprendiamo con il saluto che abbiamo fatto alla mascherata di gruppo di Edoardo Ceragioli. Il pranzo è servito, finché c'è guerra c'è speranza. Ed ora è il momento delle
carrette aggregative, quelle che sono più carnevalesche, quelle che regalano più musica, quelle che gioiscano di più, soprattutto quando passano davanti alla nostra postazione. Ma d'altronde, se il Carnevale di Viareggio è diventato quello che è, qualche motivo ci sarà. Oltre alla straordinarietà delle costruzioni degli artisti della cartapesta, c'è anche chi, mascheratisti e amanti del carnevale, fanno un grande affare perché questo diventi un momento esaltante. È un po' la salsa, diciamo, delle carrette aggregative, di queste pedane ricche di gente, ricche di colori e ritmo, di coriandoli, stelle filanti, costumi, tutto autofinanziato. Sottolineo questa cosa qua ogni anno perché sono una risorsa senz'altro da salvaguardare per quanto riguarda lo spirito, se vogliamo, più genuino del carnevale, quello anche più fanciullesco, più legato all'infanzia, legato alla voglia unica di divertirsi in un modo sincero, onesto e coinvolgente. Ogni anno questi ragazzi di ogni pedano, faccio un discorso più generale, prendono un tema, lo sviluppano in maniera del tutto personale, lo ripropongono, ovviamente adeguando anche costumi e diciamo la carica musicale alla bisogna. Quindi sono delle opere divertenti, opere che intrattengono, danno colore all'intera passeggiata e sono una nota piacevole, divertente, spensierata anche per un turista medio, insomma, che dopo tanti temi impegnativi e importanti riesce ad avere questa mezz'oretta di svago e disimpegno con delle carrette in cui l'ordine del giorno, la parola d'ordine è quella di divertirsi. E lì quintali di coriandoli che saltano da queste carrette che riempiono la piazza Mazzini di colori e di musica. Esatto, in questo caso qua abbiamo anche un accostamento, un abbinamento rionale con il rione Migliarina, la cui maschera è Florinda, e sono i Burlamania, quindi abbiamo quest'anno, a partire da quest'anno, anche una sorta di associazione tra le carrette rionali e gruppi, le associazioni di volontari con alcuni rioni cittadini, per esempio appunto la Migliarina, ma non sarà l'unica, insomma, tanto li vediamo mano a mano. E a proposito di rione, ricordiamo che la sfilata delle maschere, che era in programma per venerdì sera al Carneval d'Arsena, rinviata perché il tempo era tremendo per motivi legati alla pioggia, è stata rinviata a venerdì prossimo. Ci sarà dunque, ufficiale, ce l'ha comunicato stamattina il presidente del Carneval d'Arsena, venerdì ci sarà la grande sfilata delle mascherate, si parla di 1500-1700 mascheratisti, una parte dei quali andrà anche a pranzo per glorificare il Carneval d'Arsena e dare ancora un colore e vita a questo rione che purtroppo abbiamo visto venerdì sera ha aperto soltanto le cucine, ma la festa non c'è stata. Ieri sera è stata annullata, oggi per fortuna già a pranzo le cucine erano aperte, stasera ci sarà la grande festa e auguriamoci che la prossima settimana ci sia sia per venerdì sera la sfilata delle maschere e sabato mattina questa prova del polpo per la quale c'è tantissima attesa. Avrai sentito, Massimo, mentre parli del Carneval d'Arsena, che io nel frattempo sono stato travolto dai salmastrosi. Ciao Andrea. Qui che fanno? Ah, vedete. Oh, qua c'è proprio... Sono pronti, sono carichi, sono tantissimi, sono colorati, hanno voglia di far festa. Viva il Carnevale! E il Fanta Carnevale. Grazie, Hanno messo tutto insieme, tutto questo per fare un po' di punteggio per la divisione squadre che prevede il Fanta Carnevale. Sono tantissimi, voglio salutare anche Cristiano Ceragioli che è alla console a guidare la musica di questa pedana aggregativa. Lo salutiamo ovviamente e ci sta salutando anche lui e proviamo. Eccolo qua la console. Tutto bene Federico? Lo posso chiedere a te, da lassù che cosa si vede, da com'è la situazione? Lo sai che io vorrei tanto risponderti, ma con questa musica non si riesce a capire niente. Però auguro a tutti i telespettatori un buon carnevale, con la pioggia, con il vento, niente ci ferma. Questo è il Carnevale di Viareggio, la cosa più bella che ci sia per noi. Un bacio a tutti. E non c'è molto altro da aggiungere, direi. Con semplicità ci ha detto un po' come la pensano, credo, tutti quanti qua sulle pedane aggregative che vedete, che raccolgono la grande partecipazione. Massimo, lo stavi dicendo anche tu, con centinaia e centinaia, arriviamo a migliaia di partecipanti, tutti quanti rigorosamente viareggini qua, insomma, la
quintessenza della città. Mentre in giro per il corso vediamo, avete sentito, turisti un po' da tutta Italia, da tutta la Toscana senz'altro, ma ben oltre i confini della Sicilia, dal nord e dal sud. Qua è la città, insomma, che sfila e che si veste a festa per un giorno, anzi per 6 giorni di carnevale, e racconta la gioia, come si può citare una celebre canzone del carnevale, la gioia di essere nati qui. La Trattoria da Carlino è a soli 200 metri dal mare, nel cuore di Marina di Pietrasanta in Versilia. Trattoria da Carlino, dove mangi le cose buone. E riprendiamo con Viareggio Salvi il Re. È questa la carretta aggregativa del Carneval d'Arsena. Esattamente. D'Arsena sfila anche lungo Viale a Mare nel periodo canonico in cui il Carneval d'Arsena diventa realtà, insomma, nelle cucine, penso ai polpi, penso al riso, penso a tutte le bellezze culinarie e ovviamente anche spettacolari, penso anche alle band che quest'anno sono tornate, come per esempio Masnada, capitanati da Andrea Denisco e Lorenzo Biagini, con questa grande new entry Gianmarco Madonna, oppure anche l'Anguille Cieche, che abbiamo visto prima suonare meravigliose canzoni, capitanate da Lorenzo Ghiselli, Massimo Domenici, Francesco Bertuccelli, e che quest'anno fanno parte integrante della coreografia della mascherata di Francesconi. Insomma, la musica live, ma anche promossa da DJ, è un valore fondamentale del Carnevale. L'abbiamo ricordato, o meglio, diciamo che la Fondazione Carnevale lo ha ricordato all'inizio del corso. Quest'anno il mondo della musica del Carnevale si è impoverito, purtroppo. Assolutamente, ho conosciuto il maestro Daniele Biagini personalmente quando lo scorso anno ho fatto arrangiare un mio brano, era Un nuovo sogno a Carneval, cantato da Mariana Castronovo, e ho avuto modo poche ore ma di vederlo all'opera. È stata un'emozione unica, con quelle mani, con quelle dita riusciva a costruire delle melodie, a strumentalizzare qualcosa di veramente straordinario, con poco faceva tanto. Era un grandissimo personaggio del Carnevale, a livello umano fantastico, a livello professionale un genio, perché aveva veramente il Carnevale nel sangue, correvano coriandoli nelle sue vene e c'era tanta voglia di fare il bene del Carnevale senza mai chiedere nulla in cambio, perché comunque sì, era una figura che lavorava tantissimo con il cuore, e questo bisogna sempre ricordarlo, e solo amore risplenderà sempre in tutti i nostri cuori, la sua ultima canzone. Un saluto a Daniele Biagini, lassù. Torniamo a parlare di gioia e di allegria con i Burlamatti. Questi sono quelli che quando arrivano qui davanti a noi rischiamo di essere sommersi dai coriandoli e dalla gioia che sprizza da tutti i pori della pelle di questa masnada di ragazzi. Esatto, a proposito di musica, la loro carretta 2024 è stata dedicata a Barghetti e al meraviglioso Cia 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 dei Coltellacci, no? Canzone, sì, fantastica, che da poco ha compiuto anche 40 anni, quindi anche un bellissimo omaggio a un brano ormai storico, con questo cuoco, insomma, che si diverte a cuocere tanti divertenti e divertiti coltellacci. Quindi loro sono come le carrette che abbiamo visto prima, e vedremo a breve la spensieratezza fatta persona. Abbiamo tante persone che si divertono, spandierano i loro vessilli del buon umore e riescono a intonare danze, canti, grida di gioia e farci vedere un carnevale altro, no? Certo. Rispetto alle coreografie, che sono comunque un valore importante. Noi tutti i viareggini sappiamo che cosa sono i coltellacci, sappiamo che ad ogni mareggiata vediamo centinaia di persone che vanno a raccoglierli perché ci viene fuori un sugo straordinario, ma i coltellacci, mi chiesero una volta, che cosa sono? Sono cannolicchi che nella nostra zona in modo particolare ogni volta che c'è una mareggiata straccano e sono una prelibatezza assoluta. Sono duri da digerire ma sono favolosi come sapore. Prendo appunti, Certo. E allora eccoli i coltellacci, stavo per dire. Vabbè, Cia 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 dei Coltellacci è il nome della carretta aggregativa, è il titolo che hanno dato alla carretta aggregativa. Sono i pazzarelli dei Burlamatti, pazzarelli nel senso buono carnevalesco, naturalmente. Da 24 anni sul Viale a Mare continuano ogni anno a darci veramente tanto sorriso e tanta gioia. E quest'anno sono tutti vestiti con la divisa della Libecciata. È vero, un omaggio al mare, un omaggio alla bellezza del nostro litorale e ovviamente alle prelibatezze.
Quando vediamo Gambe di Merlo, simbolo di un altro rione, il Torre del Lago Puccini, un anno importante per Giacomo Puccini senza dubbio, che ci anticipa la carretta successiva che è fatta in collaborazione con il Torre del Lago. Esatto, The Great Showman, la storia siamo noi, del gruppo Non Sono Una Carretta e Carneval Puccini. Eh sì, quest'anno sono 100 anni dalla scomparsa di Giacomo Puccini, è già iniziato con la fine del 2023, sono già iniziate una serie di iniziative importanti, vedremo nel 24 quali saranno le belle cose che verranno realizzate nei teatri di tutta Italia. L'anno pucciniano, Massimo, è l'anno pucciniano, io mi sono proprio intrufolato in mezzo alle maschere del Carneval Puccini, Gambe di Merlo, qua c'è il presidente del gruppo Alberto Pardini. L'anno di Puccini, ma ora intanto è carnevale, voi vi siete già tutti quanti entrati nel clima, non ci ferma neanche la pioggia, mi pare. Oggi è una bellissima giornata di carnevale, poi vattela... Non so se avete sentito gli effetti speciali, eh? Effetto speciale sì, abbiamo... ci attrezziamo, siamo un po' così, facciamo tutto in casa. No, dicevo, è una bellissima giornata di carnevale, anche perché il meteo, insomma, vattela a pesca come va, alla fine fortunatamente ha retto, siamo contenti perché siamo riusciti a regalare ai tantissimi turisti che sono venuti una bella giornata da vivere, no? Poi ora inizia anche la Coppa Carnevale. Dai, va bene, perdonateci. Di carnevale. C'è la Coppa Carnevale, insomma, è a febbraio, un mese magico a Viareggio, ce lo godiamo appieno, ce lo godiamo veramente appieno. Grandi, grandi, buon carnevale a tutto il gruppo, mentre Alberto Pardini, insomma, ci faceva la rassegna di tutte le loro missioni, tutte le loro opere per il Carneval Puccini, ovviamente tutto mescolato con tutto quello che serve per fare punti al Fanta Carnevale. Credo che ci avviciniamo alla chiusura. Io poco fa, sentendo chiaramente anche la Fondazione Carnevale, al momento non ci sono modifiche nel cronoprogramma, ma è chiaro che siamo ad una fase ormai avanzata di questo corso mascherato, che si può dire, nonostante il tempo, fortunato. Siamo praticamente alle 2 ore di corso in una giornata veramente che si era annunciata molto difficile, che è stata in realtà migliore, molto migliore di quanto ci si aspettasse. Adesso la pioggia comincia a essere abbastanza forte, non ci sono decisioni prese al momento, nel senso che ad ora si va avanti, il corso però è stato molto veloce, è stato senz'altro accelerato in qualche modo proprio per consentire di compiere un giro in tempo rapido e non lasciare nessuno insoddisfatto. Missione, si può dire, compiuta? Io direi proprio di sì per quanto riguarda questo corso di carnevale, sperando che poi per le prossime giornate il meteo si rimetta al più presto. Quindi lasciamo ancora sfilare per gli ultimi attimi, non sono previste, dicevamo, modifiche, ma ci si aspetta comunque che si anticipi un pochino la chiusura, viste le condizioni di tempo del meteo che stanno rapidamente peggiorando. Questi sono ancora loro, del carnevale di Torre del Lago Puccini. Centredile e Artea, tutto ciò che occorre per costruire e ristrutturare a 360 gradi. Evviva il carnevale, lo abbiamo visto con questi ragazzi del Carnevale di Torre del Lago, che voglia che hanno appunto di spallare nel senso buono del termine, per dare gioia e per galvanizzare ancora questa parte finale del terzo corso mascherato, che purtroppo vede arrivare giù un mezzo temporale. Non sappiamo e non abbiamo notizie dalla Fondazione se cambia qualche cosa nel programma, comunque crediamo di avere raccontato tutto quello che c'era da raccontare con le 8 costruzioni di prima, le 9 costruzioni di prima categoria, le 4 carri di seconda categoria e poi le 8 mascherate di gruppo e le 8 maschere isolate che in parte, ecco, allora vai te. Vogliamo intanto accennarle un piccolo punto che mi sento di fare riguardo alla rionalità. I rioni sono una risorsa, sono una valorizzazione del quartiere, dei volontari che continuamente a spese proprie creano un piccolo momento di spensieratezza e di esaltazione del quartiere stesso. Io collaboro con Rione Campo d'Aviazione, abbiamo fatto importanti giornate di carnevale, abbiamo il Torre del Lago Puccini, abbiamo la Darsena, il Marco Polo neanche a dirlo, abbiamo la Vecchia Viareggio, il Varignano, Croce Verde, Migliarina, Terminetto, abbiamo realtà veramente meravigliose che vanno valorizzate e bisogna tutelarle perché sono risorse umane e professionali da esaltare, da sottolineare tutte le volte. Quindi questa è una nota che mi sentivo di fare perché mi tocca da vicino. Io volevo parlare per un attimo sulle maschere isolate. L'altro giorno avevo come ospite Andrea Pucci
e parlava di una trasformazione notevole che c'è stata nelle maschere isolate, che sono diventate quasi dei mini carri in movimento. È vero, c'è una sorta di avvicinamento del mascheratista che si approccia al carnevale alla figura del carrista. Dal carro alla mascherata in gruppo, secondo me c'è la maggior differenza, perché comunque sia fra maschera isolata e carro di secondo o prima, è ovvio che le dimensioni contano tutto, ma allo stesso tempo c'è comunque la ricerca dell'elemento centrale che deve essere predominante, mentre la mascherata in gruppo è una cosa proprio a parte, devono essere sei elementi, deve essere compositiva, deve essere armoniosa, quindi è una categoria da mettere fra parentesi in questo ragionamento che sto facendo io. Quindi la maschera isolata si avvicina paradossalmente più al carro che alla mascherata in gruppo, e i giovani o comunque veterani della quarta categoria delle maschere isolate hanno voglia di portare al corso qualcosa che sperimenti anche un movimento più innovativo, che possa in qualche maniera farli assaporare l'idea di essere carristi. A tal proposito mi sento intanto di nominarli, o non sappiamo se riusciremo insomma a visionarli, però intanto vanno sicuramente citati, a partire da Alessandro Vanni, che ha presentato una maschera sul 3D Online e sulle truffe rappresentate da questo lupo cattivo, Andrea Giulio Ceramitaro con la sua scimmietta che rappresenta invece l'ordinaria follia di tutti noi, Raffaele Morvillo, un artista campano, per la prima volta direttamente dalla Campania, da Sorrento, è arrivato un artista che ci ha deliziato con una maschera molto poetica, Sara Cuglia al debutto, una grafica molto capace e metafisica per certi versi, Alessandro Mattiello, il più giovane del carnevale, 19 anni, pensate all'assoluto esordio, Simona Francesconi, da 18 anni che non faceva cartapesta, torna al carnevale con una maschera molto potente sulla violenza contro le donne, Edoardo Spinetti che ci presenta una maschera musicale dedicata al futuro, e Lorenzo Paoli, che ormai insieme a Alessandro Vanni è il veterano della categoria, che ci parla anche lui di future generazioni e dell'impegno e l'onere che hanno i più giovani verso il domani e verso il rispetto di questa povera terra. Quindi un grande saluto collettivo a tutti i mascheratisti, complimenti per quelli che portano al corso, per il coraggio e per la voglia sempre verde di rappresentare un sogno, un desiderio, un'ambizione attraverso una maschera, un'opera in cartapesta effimera quanto tenace, quanto forte e soprattutto quanto immortale i nostri ricordi. E intanto vediamo il maestro della banda di Capezzano, che è la banda ufficiale del carnevale di Viareggio. Lo abbiamo visto tra l'altro impegnato anche in settimana al carnevale campo d'aviazione, dove tu eri il presentatore ufficiale di quella manifestazione, che ha avuto un gran successo soprattutto con centinaia e centinaia di bambini. Ci ha fatto più che piacere. Ora, presentatore, io sono un annunciatore, scusate, quindi annuncio, diciamo, e do là ai vari interventi, ai vari personaggi che si alternano sul nostro palcoscenico a Santa Rita. È stata un'emozione anche ascoltare la banda di Capezzano Pianore, che insomma per me, insomma, da tanti anni seguo il carnevale, e vederla davanti a me che si esibisce in queste canzoni storiche, rese bandistiche in questa maniera, è una bellezza, è un onore. La bellezza della canzone e della banda al carnevale, altro tema interessante, perché oggi con gli altoparlanti, con le casse, con i BPM sparati a 2000, è chiaro che diventa sempre più difficile riuscire a fronteggiare gli hertz, per esempio di M2O che stiamo vedendo ora, altra collaborazione interessantissima che ha fatto la fondazione negli ultimi anni, ma sicuramente non ne giova la musica live fatta da strumenti reali, che comunque sì, apprezziamo, e vediamo in questa immagine una sorta di condivisione di queste due visioni musicali del carnevale, no? La modernità con le casse, con la musica sparata dai DJ, dall'altra la banda coordinata da un direttore d'orchestra con gli strumenti in legno, che ovviamente prosegue la sua sfilata e riesce a darci uno spirito nostalgico di un carnevale che fu. Bravi tutti e due. Vai Federico! Caro Massimo, noi non ci ferma niente, neanche la pioggia, vedete, basta un po' un berretto, un cappuccio e noi andiamo avanti a raccontarvi il carnevale, che però sta arrivando oggettivamente al suo termine. La festa sta proseguendo nonostante la pioggia, ma si avvicina al finale. Di rigore alle 18 sarebbe il triplice colpo di cannone che pone fine al corso. È probabile che venga anticipato, che sarà il pubblico man mano a scemare con il proseguire della pioggia, ma la festa c'è stata, il corso è stato tutto sommato fortunato viste le condizioni, e se non si è raggiunto quel pienone che generalmente si raggiungeva al terzo corso e che c'era da aspettarsi in questa situazione con un meteo nel caso favorevole, beh, si può comunque dire che è missione compiuta per il carnevale, ed è stata un'ottima giornata nonostante tutto. Direi che io potrei anche salutarvi qua, anche
per una ragione, perché quella che vedete qua, e sarà l'ultima cosa che vi dico, è la carretta, la pedana, il carro fuori concorso di M2O, la radio ospite partner del carnevale, accompagnata da un fiume di ragazze e di ragazzi giovani, giovanissimi, che ballano veramente in maniera scatenata, quindi rischiamo di essere completamente travolti. Quindi io direi di chiudere con le immagini di questi giovani scatenati che sostanzialmente vanno anche a salutarci e a ricordarci le mille facce che ha il carnevale a Viareggio. Se cerchi un'autofficina rapida nella manutenzione e qualificata nell'assistenza, l'indirizzo giusto è Autofficina 2000. E io ricordo i tempi delle mascherate del liceo scientifico, dove poi arrivarono anche i ragazzi del classico e non soltanto, anche quelli degli altri istituti superiori. Era anche quello un motivo di aggregazione soprattutto e di grande divertimento. Bene, Tommaso, un'ultima cosa prima di chiudere questa nostra diretta, questa nostra telecronaca del terzo corso mascherato. Tu hai scritto anche un libro lo scorso anno che parlava esattamente di che cosa? Cineprese Fracoriandoli, scritto a quattro mani con Daniele Chicca per l'editore L'Ancora. Abbiamo presentato un libro che raccontava il rapporto professionale e artistico tra scenografi di Cinecittà e di Hollywood e carristi di Viareggio, quindi il rapporto fra cinema, pellicola e cartapesta viareggina, non soltanto in merito alle scenografie che carristi hanno realizzato appositamente per Cinecittà e Compagnia Bella, ma anche le apparizioni che il Carnevale, volontariamente o anche meno, ha fatto nel corso della storia del Novecento nei film o nelle serie TV più in voga. C'è un aggiornamento, negli ultimi tempi ho effettuato un aggiornamento con Daniele Chicca riguardo alla serie TV della Paramount One Million Dollar, che abbiamo voluto omaggiare in questa sorta di seconda versione del libro, e soprattutto abbiamo voluto tributarlo a Giovanni Maggini, che come detto è scomparso lo scorso anno e ci ha dato una mano veramente importante negli ultimi anni per poter redarre questo libro. Bene, e chiudiamo qui questa nostra terza telecronaca del Carnevale di Viareggio. L'appuntamento è per martedì grasso. Io ringrazio Federico che si trova ancora in mezzo a M2O e ringrazio soprattutto Tommaso Lucchesi, una voce importante del Carnevale che riesce a scoprire tutti i segreti che si nascondono dietro a queste costruzioni. È tutto da Piazza Mazzini, come ho detto, ci vedremo martedì prossimo per una nuova telecronaca del Carnevale di Viareggio. Buon proseguimento di serata a tutti, arrivederci.